scelta apposta. Dentro la sacca, nella cartella, trovate il foglio con la preghiera. Che prendiamo. Siamo. Il padrone di casa, questa mattina che ci accoglie, Monsignor Emidio Cipollone, Arcivescovo di Lanciano-Ortona, questa mattina ci fa entrare, ci farà entrare nel convegno guidando la preghiera iniziale. Grazie Eccellenza. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che ha vinto la morte, il vivente che ora è e che viene, sia con tutti voi. Sorelle e fratelli carissimi, lo Spirito Santo ci ha convocato oggi per dare volto visibile all'unità della nostra Chiesa regionale di Abruzzo e Molise, per renderci docili ascoltatori della parola, per rinsaldare il nostro credo e la nostra chiamata ad essere annunciatori e testimoni di Dio. Siamo consapevoli della nostra povertà e per questo capaci di contenere la sua vocazione. Davanti alle sfide del momento presente, desideriamo soltanto stringerci attorno al risorto, nel cenacolo, lasciarci scaldare il cuore come ad Emmaus, accogliere il dono della Pentecoste con Maria, gli Apostoli e i Discepoli. Ci lasceremo ancora sorprendere dalla novità di Dio che vuole portare a compimento la sua opera nel tempo e nella storia. Toglieremo ogni sasso e ogni rovo dal terreno del nostro cuore per essere una terra buona. Cammineremo nei sentieri nuovi che si vanno tracciando dentro la Chiesa, che è nostra madre. Tesseremo insieme la veste nuziale dello sposo nell'ascolto reciproco, intimo e profondo, nell'accompagnarci e nel sostenerci gli uni gli altri, nello scoprirci infine membra essenziali dell'unico corpo. Invochiamo la tua
invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni luce dei cuori, dona una forza e fedeltà, fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a te. Scendi su di noi, vieni Spirito, scendi su di noi, vieni su noi, Maranatha, vieni su noi, Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta, e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. All'inizio degli anni 70 fu scritto un documento, il documento base per la catechesi. In esso si diceva che prima dei catechismi ci sono i catechisti, e prima dei catechisti c'è la comunità, c'è la Chiesa. E allora a nome di questa Chiesa locale, di questa comunità, che cerca nei limiti del suo possibile, della sua fragilità, di far emergere la bellezza del Vangelo e la presenza di Cristo, come Vescovo io vi do il benvenuto. Vi do il benvenuto in diocesi, in città, e in questa chiesa di Santa Maria Maggiore, che è un po' la madre di tutte le chiese di Lanciano e che abbiamo riaperto a culto meno di un mese fa, il 19 di marzo. Speriamo che possiate sentirvi a vostro agio qui in essa, che possiate sentirvi a vostro agio nell'ascoltare chi ci accompagnerà per mano in questa mattinata e anche nei lavori dei tavoli sinodali che faremo nel pomeriggio. Nella pausa avrete anche l'opportunità di poter visitare il Museo Diocesano, che è un altro piccolo grande tesoro che abbiamo e sul quale stiamo ugualmente investendo, perché anche attraverso la bellezza dell'arte possa passare la bellezza del Vangelo. Stiamo cercando anche di abbattere in esso le barriere non solo fisiche ma anche sensoriali, preparandoci a poter accogliere anche gli ipovedenti e gli audio lesi. La lettera di Giovanni, l'inizio della lettera di Giovanni che abbiamo ascoltato,
ci ricorda da dove nasce l'annuncio e da dove nasce la testimonianza, dall'incontro. Proprio perché i catechisti vengono prima dei catechismi, proprio perché la comunità viene prima dei catechisti, noi non siamo chiamati a ripetere lezioni o lezioncine imparate a memoria. Siamo chiamati ad annunciare e a testimoniare la gioia, la bellezza di un incontro che ci ha cambiato la vita. Certamente l'incontro avviene nel tempo e nello spazio e può presentare anche delle difficoltà, così come ci raccontava la prima lettura di oggi, quando la prima comunità cristiana si è trovata a dover affrontare l'aumento dei membri e quindi le vedove degli ellenisti rimanevano dietro e si sono inventati i diaconi. Un problema è diventato un'opportunità. Cerchiamo di fare la stessa cosa anche noi oggi nelle varie situazioni in cui ci troviamo ad essere catechisti. E poi il Vangelo ci ricordava che non è lo Spirito che è lontano o che manca, non è il Signore che non c'è o non si fa vedere, ma siamo noi che non lo sappiamo riconoscere. Egli è sul lago, si sta avvicinando ai suoi discepoli sulla barca, ci diceva il Vangelo di oggi, ma loro pensano che sia un fantasma, ce lo dirà anche il Vangelo di domani. Gesù invece non è un fantasma, è presente, è il Signore della vita, è lo Sposo che vuole stare insieme con noi, che siamo la sua sposa. E ci si mostra per quello che è. Sono io sono, il nome di Dio presente in mezzo a noi. La presenza di Dio è in mezzo a noi che siamo riuniti nel nome di Gesù. E non ci mostra il volto, ci mostra le mani, ci mostra il costato nel Vangelo di domani, ci mostra i piedi nel Vangelo di domenica scorsa, ci mostra i piedi nel Vangelo di domani. È strano di per sé, perché sui nostri documenti di riconoscimento c'è sempre la faccia, non le mani, il costato, i piedi, ma attraverso le mani, attraverso il cuore squarciato per amore, attraverso i piedi, noi dobbiamo dimostrare l'incontro che abbiamo avuto con il Verbo della vita. Noi dobbiamo dimostrare ciò che i nostri occhi hanno visto, ciò che le nostre mani hanno toccato, ciò che le nostre orecchie hanno sentito. Quindi mi auguro che questa mattinata, questa giornata, possa essere un'occasione per fare il pieno di Gesù, per fare il pieno della comunità e per ritrovare un po' di smalto, un po' di coraggio e un po' di entusiasmo per essere annunciatori e testimoni della bellezza del Vangelo, non tanto di regole, regolette e cose varie. Davvero lo Spirito ci riempia e faccia portare frutto. Approfitto anche per dire grazie a chi ci accompagnerà e a chi ha organizzato. Il salmo lo preghiamo a cori alterni, primo coro alla mia sinistra, secondo coro alla mia destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. A costruire idoli. Io non spanderò. Il mio calice nelle tue mani e la mia vita. Thank you.
insieme. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, secoli dei secoli. Volgiamo il nostro sguardo a Maria, insieme. Vergine, Padre Vescovo Emilio, donaci la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione di Maria Santissima, Madre della Chiesa, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Di nuovo benvenuti a tutti quanti, anche a chi è arrivato durante la preghiera. Chiederei al servizio d'ordine di aggiungere le sedie lì dove ce ne fosse bisogno. Grazie. Lascio la parola a Monsignor Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento e delegato della Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana per l'annuncio e la catechesi. Buongiorno a tutti. E grazie della presenza, della partecipazione. So che avete fatto il possibile, diverse diocesi si sono organizzate anche con pullman. Porto innanzitutto i saluti del Cardinale Petrocchi, Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana, e naturalmente di tutti i Vescovi di Abruzzo e Molise. Siamo ancora gioiosi, conserviamo ancora la gioia nel cuore per l'esperienza bellissima della visita ad Limina Apostolorum che abbiamo vissuta insieme agli inizi di aprile ed è culminata nell'incontro con il Santo Padre proprio la mattina del 5 di aprile. E insieme sulla tomba dell'Apostolo siamo scesi proprio giù nella necropoli vaticana, così quasi con un contatto fisico abbiamo rinnovato, ecco, la nostra professione di fede. Voglio esprimere dopo i saluti, ecco, a tutti quanti voi, ripeto, da parte dei Vescovi, dei nostri Vescovi, il ringraziamento innanzitutto per quello che siete e quindi per quello che fate e
sotto la guida dello Spirito Santo vorrete continuare a fare per l'annuncio del Vangelo. Quando siamo stati a Roma c'è stato un po' una specie di sposalizio tra che cosa? Tra quello che noi vescovi d'Abruzzo e Molise portavamo nel cuore, cioè cosa dobbiamo fare, cosa si può fare per l'annuncio del Vangelo, e quello che ci è stato chiesto lì quando siamo andati alle varie congregazioni, cosa si fa in Abruzzo e Molise per l'annuncio del Vangelo. E credo che proprio questo momento sia un momento bello, ecco, di questo impegno pieno di volontà, pieno di speranza, che con la benedizione del Signore umilmente vogliamo portare avanti la testimonianza, l'annuncio del Vangelo. Io ringrazio il direttore regionale dell'ufficio catechistico, Don Gilberto, e ringrazio tutti i direttori e i membri dell'equipe che hanno veramente profuso ogni impegno per la realizzazione di questo convegno che, come sapete, conosce due step. Il primo qui a Lanciano, il secondo, a Dio piacendo, lo faremo a ottobre in diocesi di Teramo Atri, perché ecco proprio la bellezza, questa parola un po' chiave, no? Questa parola un po' d'ordine di oggi, avesse anche un contenuto visivo. San Giovanni poco fa ci ha detto quello che noi abbiamo visto, quello che abbiamo contemplato, dunque c'è un Vangelo visivo, no? I medievali la chiamavano la Bibbia dei poveri, la Bibbia per immagini. Ecco, dentro questo scrigno, no, di bellezza, ecco, essere aiutati a riscoprire la bellezza di quello che siamo, della vocazione che abbiamo ricevuta, perché ecco, come comunità che evangelizza, come chiesa che evangelizza, come catechisti, famiglie che evangelizzano, ecco la bellezza di quello che siamo innanzitutto per grande dono di Dio. Il primo passo lo fa sempre Lui e poi ecco il nostro povero impegno, ma sempre sostenuto dalla Sua grazia. E Lanciano poi c'ha una bellezza nella bellezza, perché qui c'è il segno, no? Oltre a Gesù sacramentato che abbiamo in tutte le nostre chiese, però c'è il segno, no? Anche visivo di questo cuore, di questo miocardio che nel miracolo eucaristico ancora vive. Quindi cor ad cor loquitur, cuore parla a cuore, quindi siamo proprio, credo, nel giusto binario. Io ringrazio l'arcivescovo e la sua chiesa lancianese di Ortona, Lanciano Ortona, per l'ospitalità che oggi ci hanno offerta, sempre a braccia aperte. D'altra parte Lanciano non è nuova a incontri regionali, quindi anche in questa occasione conferma ecco quella sua bella disponibilità all'accoglienza, nel segno della fraternità e della bellezza. Ringrazio i relatori, gli illustri relatori, Don Alberto Zanetti e la professoressa Alessandra Ugelli, che costituiranno un po' il perno di questa giornata. Su ciò che essi ci diranno avvieremo poi la riflessione nel pomeriggio attraverso i tavoli di confronto. E solo una piccola provocazione che vorrei cogliere da Sant'Agostino, quando in una delle sue belle omelie, proprio riferendosi alla bellezza che attrae, Sant'Agostino dice: tu mostri a una pecora un ramo verde e la pecora corre, è attratta. Mostri a un bambino delle noci e il bambino corre, no? Perché costituiscono l'oggetto del suo desiderio. Ecco, rendere attrattivo Gesù, rendere bello Gesù. Lui è il Vangelo, è il contenuto del Vangelo, ma è anche il metodo del Vangelo. Lui l'ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Dunque, che sia così, attraverso l'impegno nostro di tutti, rendere questa bellezza che salva, questa bellezza che attrae. Tanti auguri, buona giornata a tutti. Grazie Eccellenza, e attraverso di lei e attraverso Monsignor Cipollone il nostro grazie va a tutti quanti i nostri vescovi d'Abruzzo Molise, al Cardinale Presidente, a tutti i pastori che hanno accompagnato questo nostro convegno, che hanno approvato il progetto
che abbiamo presentato loro in gennaio e hanno dato anche delle indicazioni, dei suggerimenti. Non so se riuscite a vedere tutti quanti sui monitor l'immagine che stiamo proiettando, tenetela un po' nella mente così com'è. Monsignor Cipollone prima ha evocato questo testo, il documento di base, il rinnovamento della catechesi. Questo è il suo frontespizio, la sua copertina. Tenete bene a mente, sulla copertina ci sono delle parole, sullo sfondo, in grigio scuro, e poi spicca su questo sfondo con lo scritto questa croce piuttosto scura, piuttosto impegnativa. Tenete a mente questa immagine perché ora non la posso mostrare da vicino, però ve ne vorrei parlare un attimo. Amici, io rinnovo a voi il benvenuto che già vi è stato rivolto, che non è soltanto mio, ma anche da parte dei membri della consulta catechistica regionale, nella fattispecie dei direttori dei singoli uffici diocesani, che da ottobre scorso sta lavorando e sta immaginando questo convegno regionale. Ora mi assumo un compito che non è facile e che per certi versi è gravoso. Introdurre questa giornata, ma non solo questo percorso che non si chiuderà questa sera con i saluti, ma che ci proietterà innanzitutto verso la seconda tappa del nostro ritrovarci come chiese locali d'Abruzzo, Molise. Monsignor Palumbo lo ha già evocato, il 5 di ottobre avremo il secondo momento ad Atri. Vorrei iniziare con un atto, diciamo così, sapienziale, il ricordare. Richiamare al centro, rifocalizzare i punti significativi di quello che è stato un cammino, passi che ci precedono. Quindi abbiate un po' di pazienza. Ti rubo, illustrissimo professore di storia, ti rubo il lavoro per un po'. Era il 1970, quando un giovane presbitero abruzzese, allora 45enne, era stato da qualche anno nominato direttore dell'ufficio di segreteria generale della Conferenza Episcopale Italiana e gli fu affidato in quell'anno la cura dell'edizione italiana dei nuovi libri liturgici, ma anche di quel documento di base, il rinnovamento della catechesi. E dovette scegliere anche la veste tipografica di quello che per noi è un po' la Magna Carta del progetto catechistico italiano. Quel presbitero scelse per copertina e per la quarta di copertina come sfondo il testo che abbiamo ascoltato poco fa della prima lettera a Giovanni. Con quelle parole, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo avuto, quello che abbiamo toccato, il verbo della vita, noi lo annunciamo a voi. E come immagine di accompagnamento scelse quella croce che vi ho indicato poco fa. Una croce che in realtà non è molto distante da noi, neanche in questo momento. Questo pomeriggio, nella pausa a pranzo, se volete la potete vedere perché è conservata qui nel Museo Diocesano della Diocesi di Lanciano. In una teca c'è questa croce del XIII secolo, fine XIII, inizio XIII secolo, una croce bifacciale in ottone sbalzato. E perché da Roma sono venuti a pescare qui a Lanciano una croce da usare come immagine per un testo pubblicato dalla CEI? Perché quel presbitero, allora 45enne, era lancianese, si chiamava Enzio D'Antonio. E 5 anni dopo fu fatto vescovo di Trivento, poi arcivescovo di Campobasso Boiano e poi negli anni Ottanta arcivescovo di Lanciano e di Ortona. E lui scelse proprio quelle parole e quella croce per la copertina che ancora viene stampata in quella maniera del documento di base. Quella croce in modo particolare è una croce che oserei richiamare cherigmatica, perché nel recto, nella parte frontale, che è la parte più lacunosa, c'è il mistero dell'incarnazione fino alla croce, il verbo che si fa carne e che poi è crocifisso, mentre nel verso
viene annunciata la gloria della resurrezione, testimoniata dagli evangelisti, dai primi testimoni e dalla Chiesa tutta. L'essenziale dell'annuncio cristiano è lì in quella croce. Certo, poi la vicinanza con la croce di Nicola da Guardiagrele nella stessa sala la sminuisce un po', però per noi quella croce è importante in qualche modo, perché si colloca all'inizio di un cammino dal quale noi oggi prendiamo delle indicazioni. Da quel cammino indicato dal documento di base riprendiamo delle parole maestre che sono fondamentali. Gesù Cristo adempie la sua missione di Verbo e di Maestro, Lui che è il centro di tutto, fino alla piena manifestazione del Regno di Dio. Egli effonde lo Spirito ricevuto dal Padre suo su tutta la Chiesa, facendone un popolo di profeti. Ciascuno dei suoi fedeli, accogliendo con gratitudine e gioia della vita e gioia del proprio dono spirituale, coopera la crescita del suo corpo mistico con la testimonianza della vita e la grazia della parola. Unico Maestro è il Cristo. Da Lui l'intera comunità cristiana apprende la verità e in suo nome la proclama al mondo. La vita di fede nasce, si sviluppa e raggiunge la sua pienezza mediante il concorso di tutta la Chiesa sotto la guida del Magistero. Ma, prosegue il documento di base, la comunità cristiana ha bisogno di operatori qualificati. E questo è un problema che interessa profondamente la vitalità della Chiesa, dipende in maniera decisiva dalla presenza e dal valore dei catechisti, si esprime tipicamente nella sua capacità di prepararli. E il catechista si caratterizza anzitutto per la sua vocazione e per il suo impegno di testimone. Queste parole teniamole a mente perché oggi le riascolteremo in continuazione e abbiamo messe a titolo e quindi a tema del nostro convegno. Testimone qualificato di Cristo e di tutto il mistero della salvezza. Quanti lo ascoltano devono poter avvertire che in certo modo i suoi occhi hanno visto e le sue mani hanno toccato. I suoi occhi hanno visto, le sue mani hanno toccato. Questo è il testimone, uno che ha visto e ha toccato il Verbo della vita. La testimonianza specifica che il catechista rende alla fede è quella dell'insegnamento, in varia misura, egli esercita nella Chiesa il compito di maestro a edificazione del corpo mistico di Cristo, per la piena conoscenza dell'amore divino. Il catechista è chiamato a rendere esplicita tutta la ricchezza del mistero di Cristo, colta in modo globale, fin dall'inizio, nell'atto di fede. Egli deve far percepire e capire, per quanto è possibile, la realtà di Dio che si rivela e si comunica. Alla sua catechesi, il catechista deve premettere un'accurata preparazione immediata, tutta orientata a come dire le realtà e le verità di fede, a come far vedere l'amore e l'opera della salvezza delle divine persone. Egli non può improvvisare, né tantomeno recitare una lezione, deve impartire un insegnamento vivo che lo renda interprete del colloquio di Dio con gli uomini. Perché questa mia sosta prolungata sulla fisionomia del catechista alla luce del documento di base? Perché la consulta regionale, dopo un ascolto diversificato delle varie realtà diocesane, ha scelto di focalizzare l'attenzione proprio sul catechista. La sollecitazione che ci è raggiunta dall'Ufficio Catechistico Nazionale a tenere dei convegni regionali per diffondere il più possibile le istanze del rinnovamento della catechesi in questo tempo presente, ci ha trovati disponibili a intraprendere un cammino di confronto e di condivisione che va avanti ormai da ottobre 2023. Di questo ringrazio ogni singolo direttore, ogni membro della consulta, perché con pazienza hanno trovato tempo, modo e disponibilità perché questo cammino procedesse. Eccoci a noi, a questo momento, a quest'ora di grazia, nella quale possiamo riattingere alle sorgenti di un percorso che ci precede, ma che ci vede anche protagonisti. Dopo aver individuato l'oggetto sul quale coinvolgervi per riflettere ed elaborare insieme per il futuro, la consulta regionale ha deciso di chiedere aiuto a degli amici, a Don Alberto Zanetti, qui accanto a me, della diocesi di Treviso, ma che lavora anche in CEI,
è un po' un globetrotter oramai, poverino, e una che non scherza neanche lei, perché la professoressa Alessandra Ugelli, anche lei gira parecchio. A loro abbiamo affidato il compito di declinare sotto l'ottagono di questa volta cistercense. È interessante, siamo proprio in questo punto che è quello più caratteristico di questa chiesa. Questa chiesa ha l'abside, il presbiterio, a pianta ottagonale. Non ce n'è un'altra in Abruzzo così, eh? E sia perché è un unicum architettonico in Abruzzo, sia per quello che rappresenta l'ottagono. Sapete, l'ottagono nasce dall'incontro tra il cerchio, che rappresenta il cielo, le trinità di Dio, e la terra, e il quadrato che rappresenta la terra, la creazione. E quando si incontrano queste due forme geometriche, nasce l'ottagono, che è l'annuncio dell'ottavo giorno. Dopo la pienezza del settimo giorno c'è questa definitività che è l'ottavo. Siamo proiettati verso quell'ottavo giorno. Che bello. Da poco questa chiesa è tornata al suo splendore. La fisionomia del catechista, testimone e profeta, loro ci aiuteranno a leggerla in questo tempo di cambiamento d'epoca. Le nervature e i costoloni di questo straordinario esempio di architettura borgognona, dunque aperta a ispirazioni che vengono da lontano, ci dicono dell'essenziale della fede. La fede cristiana affonda il suo essere in un'esperienza narrata, ma sempre pronta a rinnovare le sue forme espressive e comunicative. Una fede che convoca i sensi, una fede che per risuonare e significare autenticamente deve ancora convocare i sensi e renderli veicoli di un'esperienza narrabile e credibile. Allora ricominciamo da Lanciano, ricominciamo da quel abbiamo visto, abbiamo toccato, da quella croce lì, ricominciamo da Lanciano però oggi, almeno per le nostre chiese locali d'Abruzzo Molise, da questa città e da questa chiesa che ci offrono oggi la possibilità di iniziare un percorso per ridire con fedeltà l'unica parola che salva, ma che accetta la sfida di questo tempo presente nel quale si sforza di risuonare. Buon lavoro a tutti e grazie. E quindi ora entriamo un po' nella carne viva del nostro convegno. Ve l'ho già presentato, è qui accanto a me Don Alberto Zanetti, direttore dell'ufficio catechistico della diocesi di Treviso e aiutante di studio dell'ufficio catechistico nazionale. Sto cercando quella cosa che abbiamo scaricato, Alberto, eccola qui. Ecco qui. Alberto ha una relazione nella quale tratterà questo tema. Il catechista maestro di bottega. Essere testimoni della fede oggi. Lo ascoltiamo. Bene, buongiorno a tutti, bentrovati. È una bellezza vedervi e anche sentirvi, perché prima il canto era impressionante da qua, almeno in maniera molto piacevole. Ho un po', come dire, l'emozione di dover parlare dopo un'introduzione che ha scomodato anche l'ottavo giorno, è un po' impegnativo immaginare di essere all'altezza. Mi consola il fatto che dopo di me parlerà Alessandra e quindi comunque, ecco, andrà bene, ecco. Ho il dovere anche di darvi il saluto di Don Valentino Bulgarelli, che è il direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale, e di sottolineare, ecco, la bellezza di questo incontro, che non ha solo una valenza regionale, perché da quello che qui produrrete avremo modo di ricevere qualcosa che noi ci auguriamo, assieme al lavoro di tutte le altre regioni d'Italia, ci consenta di avere del materiale che possa quindi giovare a tutte le chiese che sono in Italia, per cui
voglio sottolineare anche il valore di una comunione ancora più grande. Non tutti si incontrano oggi, ma da qui a novembre ogni regione farà qualcosa di simile a quello che state facendo voi, concentrandoci e dicendoci anche qual è il tema che preme, ecco, in un territorio, e aiutando in questa visione d'insieme a cogliere cosa bolle in pentola, ecco, nella nostra penisola. Il segnale che date della vostra partecipazione e della forza, ecco, che mettete in questo giorno, sicuramente per noi resta molto incoraggiante. La relazione che vi offro cercherò, ecco, di collocarci nel contesto di trasformazione pastorale dove ci troviamo, in una direttrice che ci viene data da Papa Francesco in modo speciale, che è quella della catechesi carismatica, per arrivare a capire cosa significa in ragione di questo trasformare anche un po' l'identità del catechista. Questo è un po', diciamo, lo scopo della mia proposta. Una premessa piccola, però che non va dimenticata. La fede non è mai il risultato dei nostri sforzi, è sempre un miracolo e una sorpresa. E c'è una sproporzione attestata dal Vangelo con la quale dobbiamo sempre confrontarci. È quella della parabola del seminatore, no? 3 su 4 sono i terreni dove il seme non porta il frutto sperato. 3 su 4 sono quelli che sprecano la parola, la grazia ricevuta. Senza dubbio, applicando questo a calcoli di impresa, dobbiamo riconciliarci con l'idea del fallimento, consapevoli noi che dietro al nostro fallimento c'è invece un'opera grandiosa, che è portare il Vangelo a tutti e favorire la risposta libera di ognuno. Catecheta veronese, si chiama Laiti, dice però che noi siamo abituati a portare i sacramenti a tutti e il Vangelo a qualcuno. Dobbiamo portare invece il Vangelo a tutti. Ci muove la convinzione che non possiamo lasciare le nuove generazioni prive del Vangelo, perché il massimo della carità è dare alle persone speranza di vita, e questo è Vangelo. E ci interroghiamo se come comunità cristiana, come parrocchie, come diocesi riusciamo a generare alla fede, oppure ci ritroviamo un po' nostalgici del passato e stanchi, intristiti perché sotto sforzo e impegnati a puntellare un impianto pastorale di conservazione, si dice, che è stato pensato ed è stato utile in un tempo che però ora non c'è più. La tentazione allora di ritrarci perché siamo in meno rispetto a tempi non lontani mette alla prova la nostra tempa spirituale, mentre perseverare nella testimonianza della bellezza del Vangelo rivelerà la freschezza della nostra tempra spirituale. Cristiani, non si nasce più. Riprendendo parole che Papa Francesco ci offre ormai da qualche anno, abbiamo imparato a definire questo tempo come un tempo di transizione da un'epoca ad un'altra. Tertulliano affermava nei primissimi secoli che cristiani non si nasce, si diventa. Dall'editto di Costantino in poi cristiani si nasce e non si può non esserlo però. Tutti abbiamo conosciuto l'ultimo strascico dell'impianto pastorale corrispondente che ha avuto la sua codificazione al Concilio di Trento. Esso ha dato ad intere generazioni la possibilità di modellare la vita nelle forme cristiane, di essere educati ai valori corrispondenti, contribuendo al mantenimento di una società in larga parte molto compatta. L'asse portante di questa prassi pastorale, anche dopo il Concilio Vaticano II, rimane determinato dalla volontà di conservare una società cristiana. E gli strumenti per lungo tempo sono quelli della scuola di catechismo, un catechista insegnante, un libro, un'aula. Sappiamo cosa c'è alle nostre spalle, questo. Incerto è ciò che ci sta davanti,
perché non abbiamo pronto un nuovo impianto pastorale. Siamo in questo tempo chiamati a partecipare e camminare insieme, a fare nostra la disponibilità, la conversione della pastorale in chiave missionaria, come chiede Evangelii Gaudium, cimentandosi in una progettualità flessibile, non rigida, capace di riconoscere e comprendere la complessità del mondo di oggi, la pluralità delle situazioni e di soggetti, maturando la consapevolezza che il Signore è presente in coloro che incontriamo prima ancora che noi possiamo annunciare il Vangelo a loro, e ama tutti, non solo quelli che partecipano alla messa della domenica. Quando Tertulliano affermava che cristiani non si nasce, il Vangelo di Gesù risuonava come una grande novità agli orecchi degli ebrei, dei greci o dei romani, chiamati a confrontarsi con un modo originale di capirsi in rapporto con un Dio inaudito, perché si fa uomo, viene crocifisso, dona la propria vita per salvare quella di ognuno di noi. Si apre loro una prospettiva, un nuovo senso della vita, trova luce davanti alla soglia divenuta accessibile del Regno dei Cieli. Il fascino contagioso dei primi cristiani porta nel mondo la gioia del Vangelo e rende il Signore Gesù la ragione per cui si può vivere, si può cambiare la propria vita, esserne testimoni persino fino al martirio, perché il di più sta proprio dopo la morte. Anche la condizione particolare di questo tempo della storia pone la proposta di vita cristiana a confronto con altre visioni, altri modi di stare al mondo e capire la vita. Il Vangelo non è più l'unica proposta possibile. Vediamo infatti che il battesimo, per esempio, non viene più celebrato proprio per ogni nato. E per alcuni, probabilmente, è la festa del primo compleanno, quella che rappresenta l'atto pubblico di presentazione agli altri di un bimbo. Così il matrimonio sacramento, sappiamo bene con quante alternative si misuri oggi. Pure le esequie cristiane lasciano spazio ad alternative. Da noi spuntano come funghi le sale del commiato. Oggi, da noi, cristiani, non si nasce più, ma si può diventarlo. Rispetto ai primi secoli, il nostro compito presenta delle difficoltà in più, mi pare, diciamo così, perché dobbiamo tener conto che annunciamo Gesù a chi possiede un'idea su Gesù e sulla Chiesa. Questa idea può essere buona oppure no, in molti casi forse risulta legata a un'esperienza di fede che dopo le consegne dell'infanzia non ha trovato luoghi di maturazione, una fede mai veramente scelta e quindi un cristianesimo che possiamo definire tiepido, condizionato molto da quanto le cronache riportano più che da un'esperienza diretta. Noi sappiamo che in molte case oggi si conosce più facilmente il volto del Papa che non quello del proprio parroco. E a tavola si parla più degli scandali della Chiesa nel mondo che del bene ordinario espresso nella carità della comunità cristiana del proprio territorio. Abbiamo il problema di decostruire delle immagini falsate, di riguadagnare fiducia, uno spazio di credibilità, ma anche di presentarci aperti, disposti a mettere in discussione le forme del credere che sempre vengono rimodulate in ogni epoca. Vedete, Tertulliano questo problema non ce l'aveva e si confrontava con un'umanità, immagino, più semplice, certamente non convinta, per esempio, che si potesse vivere anche senza Dio. A noi catechisti è chiesto di avere chiare le ragioni della nostra speranza. Almeno dobbiamo saper indicare la direzione promettente che noi riconosciamo sufficiente per farci esprimere
un atto di fede in Gesù Cristo, morto e risorto. Indagare la nostra fede, dare un nome a ciò che dà forma al nostro atto credente, alla nostra vita da cristiani, è quello che ci consente oggi di raccontare ad altri la bellezza del Vangelo. In occasione del 60° anniversario della fondazione dell'Ufficio Catechistico Nazionale, Papa Francesco ci ha accolti in udienza e ha indirizzato un discorso che ha sollecitato tutti noi a misurarci con la catechesi kerigmatica. La consegna del Papa, già abbondantemente espressa in verità in altri documenti magisteriali, impegna a riconoscere un aspetto fondamentale per il rinnovamento della catechesi oggi. Fin dall'inizio del cristianesimo il termine kerigma viene utilizzato per indicare la morte e risurrezione di Gesù e per dire che questo fatto, la morte e risurrezione di Gesù, non poteva essere il frutto di un ragionamento umano. Si tratta di un fatto nuovo e meraviglioso posto da Dio nella storia e che veniva raccontato da chi ne era stato testimone. In questo senso il kerigma risulta l'annuncio primo in ordine cronologico ricevuto da chi non ha mai sentito parlare di Gesù. In un secondo tempo, quando il cristianesimo si afferma e prende avvio la prassi del battesimo dei bambini, il kerigma risulterà ancora indispensabile. Non sono più vivi i testimoni diretti e molti di coloro che hanno sentito parlare di Gesù non sono stati ancora toccati nel profondo, non hanno intuito la sconvolgente novità. Sono cristiani, ma paradossalmente hanno la necessità di riscoprire le radici della loro fede, e non in qualche dettaglio, ma nella sua essenza, nel suo centro. Mi pare che anche noi avvertiamo il bisogno di riscoprire il centro. Le generazioni di oggi non si presentano in una posizione contraria al Vangelo, ma non sono solamente persone non credenti, non praticanti, sono anche non uguali agli uomini e alle donne che siamo stati noi. Noi dobbiamo tener conto che la storia che abbiamo vissuto non è la stessa di chi oggi si presenta a noi per ricevere il Vangelo. Anche l'ultima inchiesta dell'Istituto Toniolo sui giovani ci rimanda ad una generazione che in parte rimane aperta alla fede, ma tende a rifiutare la proposta di credere che abbiamo codificato noi. Cioè crede, ma in modo diverso da come abbiamo imparato a farlo noi. L'atto credente si dà in forme alternative ed è una ricerca condotta di fatto nella solitudine, quasi sempre senza punti di riferimento, si accompagna a smarrimento, a sofferenza, ma anche a nostalgia di un tempo in cui ci si sentiva supportati da un contesto comunitario. C'è nostalgia del tempo in cui la comunità dava loro qualcosa. Si sta parlando delle cose che avete fatto voi. Questo ci stimola a reinventare il nostro modo di accompagnarli alla scoperta o alla riscoperta della vita cristiana. E in parte anche a reinventare il nostro stesso atto credente. Cioè, siamo chiamati ad annunciare i kerigma secondo l'invito di Papa Francesco. Sulla bocca del catechista deve sempre risuonare il primo annuncio. Gesù ti ama, ha dato la vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. Quando diciamo che questo annuncio è il primo, ciò non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È primo in senso qualitativo. Perché è l'annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre
tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell'altra e in tutte le sue tappe i suoi momenti. Evangelii Gaudium 164. La catechesi carismatica chiede di divenire lo stile della catechesi. Non si deve pensare, scrive il Papa, che nella catechesi il kerigma venga abbandonato in favore di una formazione che si presupporrebbe essere più solida. Non c'è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente, di più saggio di tale annuncio. Tutta la formazione cristiana è prima di tutto approfondimento del kerigma, che va facendosi carne sempre più e sempre meglio, che mai smette di illuminare l'impegno catechistico e che permette di comprendere adeguatamente il significato di qualunque tema che si sviluppa nella catechesi. È l'annuncio che risponde all'anelito di infinito che c'è nel cuore umano. Numero 165 di Evangelii Gaudium. Quindi il kerigma non è un momento, ma una dimensione dell'intera esistenza cristiana. Per questa stessa ragione i vescovi italiani raccomandavano già nel documento sul volto missionario delle parrocchie, scrivevano: di primo annuncio vanno innervate tutte le azioni pastorali. Al numero 6 di quel documento. Questa catechesi rinnovata chiede anche nuovi catechisti, diciamo così, da insegnare Gesù ad incontrare Gesù. Un tempo quando l'ambiente in cui si cresceva era di suo un ambiente iniziatico, al catechista era chiesto semplicemente di mettere in ordine le parole, di codificarle in maniera che tutti potessimo comprendersi nei loro significati, senza confonderle. Oggi è chiaro che questo contesto non c'è più e al catechista è chiesto di tenerne conto. La catechesi carismatica allora diventa la premessa necessaria all'incontro, la modalità che consente l'incontro con Gesù. Servono nuovi catechisti per una catechesi non risolta esclusivamente nell'insegnamento e chiusa nella stanza di un oratorio, ma capace di promuovere quello che possiamo identificare come un vero apprendistato alla vita cristiana. Il catechista maestro, piccolo insegnante, maestrina, caratterizzato da una metodologia prevalentemente risolta a livello cognitivo, deve lasciare spazio al catechista maestro di bottega. Il maestro di bottega dosa accuratamente le parole, trasmette certo un sapere, sono i segreti della sua arte, descrive l'utilità dei suoi svariati attrezzi di lavoro, affida i suoi strumenti all'apprendista e insegna ad usarli, accompagnandolo e stabilendo il passo da compiere in base alle abilità man mano acquisite. Segnala con franchezza le sbavature, le imprecisioni, incoraggia ad avere pazienza e a ricominciare da capo quando serve, alimenta fiducia, valorizza creatività e intuizioni, attende una restituzione, una personalizzazione dell'opera. Immaginiamolo questo maestro di bottega, no? È uno che parla più con i fatti che con le parole, che in genere sono veramente essenziali. Sono le parole necessarie per non lasciare equivocabile ciò che si apprende attraverso gli occhi. Parole che servono a dare un nome a quello che gli occhi hanno già rilevato.
questo fatto, no, di un'essenzialità del parlare, ci fa inevitabilmente venire in mente l'invito di Papa Francesco a concentrarci su ciò che è più bello, più attraente ed essenziale, riconoscendo anche una gerarchia delle verità. Noi veniamo da un'impestazione catechistica che ci ha impegnato, ci ha abituato a dire tante cose. Sono veramente tante le cose contenute nel progetto catechistico. Ma sempre meno queste cose riusciamo ad accompagnarle in un risvolto pratico di vita. Si è alimentata una dannosa separazione tra la fede e la vita, lasciando di fatto inquadrare la catechesi come un'ora di scuola aggiunta, e le tappe sacramentali ci risultano come eventi staccati che prendono il loro valore solo nel momento della celebrazione liturgica. Non sappiamo capire come l'evento del nostro battesimo parla ogni giorno per noi. Non sappiamo educare a riferirci al nostro battesimo come una fonte inesauribile della vita nello Spirito per noi. Dire poco, dire quello che serve, imparando a rivolgerci a tutto l'uomo, che non è solo testa, ma è anche cuore e mani, e chiede quindi di abilitarci all'utilizzo di svariati linguaggi e promuovere esperienze reali, non simulazioni. La dico così, poi mi capirete, spero. Meno cartelloni e più incontri con il reale. Non la foto del fonte battesimale, ma il fonte battesimale che si può toccare, che è un vero luogo di memoria. Nella liturgia si raccomanda la verità dei segni. Per questo, per esempio, non possono entrare nella chiesa i fiori finti. Ecco, anche nella catechesi, non i fiori finti, ma ciò che è vero. Muovere le emozioni per elevarle a sentimenti e introdurre un vero processo trasformativo della persona. Accompagnare un cambiamento visibile, un risvolto pratico di vita, di scelte, di risposta al Vangelo per mezzo dello Spirito che viene donato, è il nostro compito. Sui fiori finti ho sentito un brusio, spero di non aver creato disagio. Erano le suore. Il numero 82 di Incontriamo Gesù, riferendosi al direttorio generale della catechesi del 92, indica la necessità di aggiungere una quarta dimensione a quelle indicate per la formazione del catechista. Essere, sapere, saper fare. Incontriamo Gesù aggiunge saper fare con. A quanto è necessario per la maturazione umana cristiana del catechista e le sue competenze a livello di conoscenze e abilità metodologica della fede, determinate attraverso i verbi essere, sapere, saper fare, aggiunge Incontriamo Gesù il saper stare con, reinviando alla sfera relazionale, cioè alla capacità di comunicazione e di relazioni educative. Citando Benedetto XVI, il quale, rivolgendosi ai catechisti nell'udienza tenuta nell'anno della fede, ricordava che il cuore del catechista vive sempre questo movimento di sistole e diastole. Unione con Gesù, incontro con l'altro. Sono le due cose. Io mi unisco a Gesù ed esco all'incontro con gli altri. Questa quarta dimensione è oggi contemplata nell'ultimo direttorio per la catechesi, pubblicato nel 2020, al numero 136 e seguenti, con l'accezione saper essere con. In rilievo quindi la nostra capacità relazionale. Mi permetto di aprire una parentesi, rivolgendomi in modo particolare a coloro che tra noi operano nel segmento dell'iniziazione cristiana.
cioè sono i catechisti e fanno una catechesi per l'iniziazione. C'è una seconda immagine, oltre quella del maestro di bottega, che è utile tenere presente, quella del direttore d'orchestra. Se il maestro di bottega ci consente di riplasmare la fisionomia dell'atto catechistico, il direttore d'orchestra ci vuole ricordare che per introdurre alla vita cristiana non basta la catechesi. Il direttore cerca armonia di voci e di suoni, dà spazio e la misura di ogni strumento, rileva le stonature, dà gli attacchi ed è un generatore di comunione. Si cerca una sinfonia. Lo spazio vitale dell'iniziazione cristiana, accennavo anche prima, è un bagno di vita ecclesiale dove si possano sperimentare tutte le dimensioni della vita cristiana. L'ascolto della parola, certo, ma anche la preghiera e la celebrazione liturgica, le relazioni di fraternità e l'apertura al prossimo secondo il registro della carità. Il direttore d'orchestra è attento alla sinfonia da produrre, mantenendo un giusto equilibrio tra le parti, ovvero coinvolgendo tutti i soggetti implicati, i catechisti, ma anche ragazzi e famiglie, e anche altri soggetti delle comunità cristiane. Come dicevo prima, venuti meno i grembi tradizionali della fede, la famiglia, la scuola, il paese intero, sulle spalle del catechisti è finito tutto il carico dell'iniziazione cristiana. E di conseguenza ci portiamo puntualmente a casa anche tutti i giudizi negativi per quello che non riusciamo agli occhi degli altri a far bene. Ovviamente voi dovete saper dire che questo è un giudizio indebito e ce lo prendiamo perché spesso restiamo gli unici a occuparci di iniziazione cristiana. Lo dovete dire. Non esiste un tempo della storia nel quale la catechesi da sola abbia introdotto la vita cristiana. E in questo frangente storico il compito del direttore di orchestra è proprio di richiamare soggetti e strumenti a condividere insieme il compito dell'iniziazione che va riconsegnato a tutta la comunità senza cadere nelle trappole delle reciproche deleghe che portano per esempio le famiglie ad affidare tutto ai catechisti, ma ultimamente magari viceversa. Davanti alle nostre incapacità si fa un richiamo a volte ideologico ai genitori primi educatori, per cui si riconsegna a loro la palla. La catechesi è chiamata a perdere posizione, a perdere potere, ditelo come volete, cioè a non essere gelosi di questa cosa, perché da soli non l'abbiamo mai fatta ed è infruttuosa. Quindi lasciar spazio, promuovere l'interesse per l'iniziazione cristiana da parte di altri ambiti pastorali, come la liturgia e la carità, esigendo la loro mediazione diretta per introdurre i ragazzi nel ritmo della celebrazione dei misteri cristiani e della progressiva apertura al dono di sé. Chiudo la parentesi, sennò potremmo fare una relazione solo su questo. Veniamo a testimoni per logi, catechista testimone. L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri e se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni. La conoscete tutti questa citazione qui che è di Paolo VI, una citazione che non passa mai di moda e ci convince sempre di più. L'elemento della testimonianza è più che mai rilevante in ordine alla credibilità delle nostre parole. Benedetto XVI, in Deus Caritas Est, ci ricorda che all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte
e con ciò la direzione decisiva. La direzione decisiva che l'incontro con Gesù ha dato alla nostra vita è l'elemento testimoniale che regge la credibilità di ogni nostra narrazione su di Lui. Noi dobbiamo fare i conti con la nostra decisione, con la direzione che abbiamo preso. San Giovanni, infatti, dice che non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. La nostra vita cristiana e il particolare mandato che come catechisti riceviamo dal Vescovo ci pone nella condizione di evidenziare un'eccedenza, un di più, che è dato dall'azione viva dello Spirito Santo dentro ognuno di noi. Cito l'unico numero del documento base che in quella parte che tu hai ripreso prima non avevi inserito, e sono stupito anche di questa complementarietà. Opera dello Spirito, diciamo così. La nostra vita cristiana, dice il documento base al numero 185, questi passaggi qui. Nell'assolvimento del loro compito, i catechisti fanno molto più che insegnare una dottrina. Sono testimoni e partecipi di un mistero che essi stessi vivono e che comunicano agli altri con amore. Questo mistero li trascende infinitamente, capite il di più, l'eccedenza, e tuttavia esso si compie anche attraverso la loro azione, che lo attesta, lo spiega, lo fa rivivere. Nell'adempiere la sua missione, chi fa catechesi nutre profonda umiltà e ferma fiducia, l'umiltà di chi riconosce che per essere catechista riceve un dono, un'azione dello Spirito, qualcosa di sovrabbondante, la fiducia che nella nostra azione non siamo mai soli. Ancora, dice il documento base, testimone di Cristo Salvatore, ogni catechista deve sentirsi e apparire lui pure un salvato. Uno che ha avuto non da sé ma da Dio la grazia della fede e si impegna ad accoglierla e a comprenderla in un atteggiamento di umile semplicità e di semplice nuova ricerca. Educatore dei fratelli nella fede, egli è debitore verso tutti del Vangelo che annuncia. Dalla fede e dalla testimonianza di tutti egli si lascia a sua volta educare. C'è un dare, c'è un ricevere. C'è un dare che è legato a riconoscere ciò che abbiamo ricevuto da parte di Dio, e c'è qualcosa che riceviamo dagli altri che ci fa nuovamente ripetere e ricomprendere il nostro atto di fede. Questa dinamica di essere dei salvati e degli uomini e delle donne che continuamente vengono salvati, ci fa riconoscere che anche Pierino, quello discolo che abbiamo sotto mano, è di fatto mandato dal Signore. Mi mette alla prova, c'è un motivo, mi fa crescere. Quando si dice che si diventa santi grazie a qualcuno, però... Ancora... Il catechista è consacrato e inviato da Cristo e può fare affidamento su questa grazia. Deve anzi sollecitarne l'abbondanza per divenire nello Spirito strumento adatto della benevolenza del Padre. Egli è consapevole portavoce della Chiesa, dalla cui esperienza di fede gli viene sicurezza. Nessuno di noi è un battitore libero. Abbiamo ricevuto un mandato che ci chiede di saper essere testimoni anche di comunione nella Chiesa e di riconoscere nella Chiesa, nel Magistero, nei suoi pastori,
un riferimento che ci dona sicurezza. Scrive Paolo VI nell'esortazione apostolica Evangelii Nuziandi, che Papa Francesco non ha nascosto di dire che è stato il testo di riferimento anche per Evangelii Gaudium. Scrive soprattutto a proposito dei giovani, scrive Paolo VI, si afferma che hanno orrore del fittizio, del falso, e ricercano sopra ogni cosa la verità e la trasparenza. Questi segni dei tempi dovrebbero trovarci allerta. Tacitamente o con alte grida, ma sempre con forza, ci domandano: credete veramente a quello che annunziate? Vivete quello che credete? Predicate veramente quello che vivete? La testimonianza della vita è divenuta più che mai una condizione essenziale per l'efficacia profonda della predicazione. Per questo motivo, eccoci responsabili fino a un certo punto della riuscita del Vangelo che proclamiamo. È il numero 75 di questo documento. Il carattere esortativo delle parole del Papa ci aiutano a rispondere responsabilmente con la nostra vita alla chiamata all'evangelizzazione. La nostra risposta può realizzarsi a patto che in modo autentico sia riconosciuta innanzitutto la bellezza e la grandezza della nostra chiamata, della nostra vocazione, che non ci fa apparire dei risolti in tutto, ma sempre capaci di affidarci alla misericordia, mediante la quale il Signore ci rialza continuamente e ci chiama ad essere discepoli missionari. Nel proporci come testimoni in questo mondo, terremo conto che siamo chiamati a confrontarci con una società che promuove un io assoluto e frammentato. Le logiche secondo le quali l'io prevale sul noi, conta il benessere personale dell'individuo e ci si assesta sul registro dell'autoreferenzialità, giocano in chi ci ascolta, ma anche in noi che viviamo in questa società e quindi non siamo esenti dalle sue influenze antievangeliche. Quando si parla di io frammentato, significa che la stessa persona può appartenere a mondi molto differenti senza coglierne il contrasto o la conflittualità delle posizioni che esprimono questi mondi. Posso definirmi cristiano praticante e allo stesso tempo quotare il partito a favore dei respingimenti dei migranti e legarmi allo studio dei commercialisti bravi perché mi fanno evadere le tasse e sfruttare i lavoratori della mia azienda di famiglia. E non è scontato che io colga che dentro questi diversi mondi ci sia una contraddittorietà di valori. Quali sono allora gli elementi che possono favorire la credibilità della nostra testimonianza? Ne cito quattro, sono verso la conclusione. Il disinteresse, muovere ogni cosa senza ragioni di convenienza. Ci sta a cuore la vita di ogni singolo, questa vita che troverà pienezza, ne siamo consapevoli, per questo lo desideriamo, nell'incontro di ogni singolo con Gesù. Ma ci sta a cuore la risposta libera di ogni persona alla risposta del Vangelo. Ce lo chiede, incontriamo Gesù al numero 52, la libertà della risposta. Lo stile delle nostre relazioni si gioca nella gratuità, non sulle strategie per il contenimento delle perdite o, peggio ancora, sul nostro bisogno di riconoscimento. La testimonianza si rafforza se chi ci incontra sente che siamo davanti alla sua vita in piena gratuità, come starebbe Gesù davanti a quella vita.
Secondo luogo, secondo elemento, la coerenza. È doveroso verificare di non cadere nell'esercizio di una doppia morale, che in genere, tra l'altro, ci fa molto clementi con noi e in genere più severi con gli altri e giudicanti. Dobbiamo essere attenti a non stare contemporaneamente in mondi contrastanti. Questo però, senza finire dal lato opposto, forse lo dirà meglio Alessandra dopo, cioè alimentando un'idea di coerenza nella forma del mito dell'uomo risolto, il quale alla fine non vedrebbe necessaria per sé la misericordia di Dio. Si tratta, come abbiamo detto prima, di saper stare con, di tenere viva la tensione per il Vangelo in noi, senza la paura di mostrare le nostre debolezze, le nostre incertezze, il nostro essere ancora dignitosamente pellegrini in cammino. Terzo elemento, la capacità di ascolto. Farsi carico delle paure e delle inquietudini dell'altro, conoscere ciò che sta nel cuore di chi ci viene affidato, registrarne le passioni senza cedere al facile giudizio, significa saper fare spazio all'altro, accoglierlo per quello che è, riconoscendolo come portatore di un bene nel mondo che è custodito nella sua unicità. Lo diceva anche ieri il Papa, non mi ricordo chi ringraziava, perché siete tutti pezzi unici e irripetibili. Quell'unicità di ognuno di noi e di ognuno delle persone che incontriamo nasconde la nostra ragione di essere al mondo. Capacità di ascolto significa riconoscere questo bene che è in ognuno. E nelle restituzioni del mondo giovanile, una delle cose che ritornano nel discernimento del cammino sinodale, che lamentano rispetto alla Chiesa, è proprio questo, di non riconoscerci capaci di ascoltare. Ultimo elemento, ultimo per me, ne ho scelti quattro, possiamo stare qua fino a domani, ma è raccontare il bene. Dicevo prima, no? Più facile che conoscano, no, le cronache negative che riportano i giornali, che non il bene che si realizza nella rete di comunità in cui di fatto sono inseriti. Allora bisogna che noi per primi impariamo a raccontare il bene che c'è. Noi ci stiamo dentro e anche noi spesso possiamo darlo per scontato. E quindi non sentire che è un bisogno quello di saperlo dire, di trovare canali di comunicazione adeguata. La tendenza generale, forse anche per noi, soprattutto quando siamo stanchi e quando Pierino ci mette troppo alla prova, è quella di dire e di rilevare sempre le cose che non vanno, e sono una lista infinita. E Pagnoncelli, il sociologo, insegna che noi italiani siamo i primi al mondo a raccontare le cose che non vanno e a non sapere tutti i primati che ci appartengono. Allora non mancano invece i segnali positivi. Io ho iniziato dicendo che voi lo siete per me oggi. Quelli che ci consentono di guardare con fiducia alla vita e anche alle relazioni di comunità. A qualcuno sembrerà impossibile, ma perfino il vostro parroco ha assolutamente delle cose che fa veramente bene. Ok? Ecco, raccontare il bene è importante. Prendo queste confidenze perché mi sembra di essere davanti alle catechiste della mia diocesi, quindi mi sento a casa, nessuno se la prenda, spero. Raccontare il bene è importante, soprattutto il bene che si compie nella Chiesa, nella propria comunità comunitaria. Significa rendere accessibili quei segni testimoniali che attestano i frutti dello Spirito nel mondo attraverso gli uomini di buona volontà che magari qualcuno riconosce e può chiamare per nome, perché è Carlo, è la Martina, è la Giovanna della Caritas, persone che si conoscono, realtà che si possono vedere. Concludo. Vedete, il maestro di bottega
non produce in serie. Ogni oggetto che esce dalla sua bottega è originale, perché è fatto a mano, diciamo così. Può presentare imperfezioni e piccole differenze dagli altri simili. Differenze, non difetti. Le differenze rivelano l'autenticità dell'oggetto e il suo valore, fatto a mano. La materia che siamo chiamati a plasmare nel nostro caso è più che mai viva e rispetto alle nostre amabili cure ha una rispondenza propria. È questa rispondenza che vogliamo amare. L'arte nostra è creare le condizioni, come dicevo, per una risposta libera, poiché solo in questo respiro di libertà si potrà testimoniare a sua volta la bellezza dell'incontro con il Vangelo che è Gesù. Non abbiamo fretta di capire, di acquisire nuovi modelli dai quali trovare subito rassicurazione, perché allora sono quei modelli che ci dicono che cosa dobbiamo fare. Ogni volta in cui noi apriamo qumram.net cadiamo in questa tentazione: dammi qualcosa che posso fare. Ah, ho trovato un'attività che funziona, dammela. Ma si perde il processo. Chi ho davanti? Cosa lo Spirito mi dice? Qual è la buona notizia che io voglio portare? Questa provvisorietà nella quale ci è chiesto di stare proprio in questo tempo è evangelica. Come i discepoli che non portano due tuniche, dobbiamo andare ad abitare la strada dove stanno le generazioni che vogliamo traghettare all'incontro con Gesù. Scriveva il Cardinal Martini: lo Spirito c'è anche oggi, come ai tempi di Gesù e degli Apostoli. C'è e sta operando. Arriva prima di noi. Lavora con noi e meglio di noi. A noi non tocca né seminarlo, né svegliarlo, ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, andargli dietro. Bene, grazie Alberto, grazie per questo primo intervento molto denso. Mi permetto di cominciare a cogliere delle suggestioni che possiamo mettere un po' nel paniere della nostra sacca del catechista, perché poi queste suggestioni o questi input che Alberto ed Alessandra ci offriranno ci serviranno per il lavoro del pomeriggio. Da quella descrizione che hai fatto del maestro di bottega colgo due elementi, soltanto due. Invita il maestro di bottega, il catechista declinato come maestro di bottega, invita a ricominciare, che è l'esatto opposto di quello che faccio io quando di fronte al mio gruppo di ragazzi, al mio gruppo di catechesi, dico: uffa, ma possibile che ancora non avete capito niente e sto continuamente allo stesso punto, siamo sempre, e ricominciamo sempre da capo? Sì, bisogna ricominciare. Bisogna saper ricominciare, avere la pazienza di ricominciare. Secondo atteggiamento che hai sottolineato, il maestro di bottega attende una restituzione, ma in questa prospettiva una restituzione che sia una personalizzazione dell'opera. No, perché quando andavo io al catechismo, la catechista, o come diceva la mia sagrestana, la maestra di dottrina, io ho avuto una sagrestana nella mia vecchia parrocchia che vantava questo titolo, maestra di dottrina. Anna Maria si dice catechista, sì, maestro di dottrina, sì. Vabbè,
però era comunque eccezionale. Bene, la mia catechista mi ha insegnato questo e io questo me lo porto appresso perché è così, e anche io lo faccio, lo insegno, lo spiego così. Ma per l'amor di Dio, viva Dio, brava, viva la memoria. Però forse oggi ci sono linguaggi nuovi e soprattutto sensibilità diverse. Forse oggi lo stesso annuncio, la stessa esperienza di Gesù può essere fatta in altri modi, nel mio modo, nelle mie capacità, attraverso il mio vissuto, attraverso i miei sensi, la mia pelle, il mio tatto, il mio fatto, la mia vista, il mio dito, perché io sono diverso da Alberto e si vede abbastanza, insomma, ed entrambi siamo diversi da Alessandra, e lei non ha la barba, quindi c'è una personalizzazione che è importante. Noi non prepariamo delle nostre fotocopie per il futuro, per assicurare la sopravvivenza della Chiesa, delle parrocchie del futuro. Noi non stiamo stampando le fotocopie nostre, belle o brutte che siano. Queste due sensibilizzazioni volevo cogliere un attimo così, en passant, prima di andare avanti. In realtà ora vi do, sì, ora vi dico una cosa bella, ci prendiamo una pausa. E siamo stati veramente molto bravi, per cui la pausa si allunga di un po', quindi ci ritroviamo a meno un quarto qui in chiesa. Un avviso, anzi due, scusate, per il caffè, uscendo da chiesa sulla sinistra trovate gli scout del Lanciano 1 che hanno attrezzato un punto caffè. Così non dovete andare in giro per Lanciano a cercare un bar. E fate qui. I bagni, i servizi igienici, potete usare quelli della Cittadella della Musica che sta accanto alla Curia. Comunque vi indicheranno, ci sono anche le indicazioni. 11:15 qui, puntuali. Grazie. 12:15. Verrà e dopo dire che lei ha avuto. No, vogliamo iniziare una nuova catechesi, dobbiamo avere coraggio. Grazie, veramente. Adesso aspettiamo. Grazie tante. Ma poi ci sarà anche la relazione. Sì, poi ci sarà. Grazie.
cantiamo il Regina Celi. Regina Celi, letare, alleluia, quia quae meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Via surrexit Dominus vere, alleluia. Preghiamo. Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini nostri Gesù Cristi, mundum letificare ignatus es, presta quesemus ut per eius genitricis intercessionem, perpetue capiamus gaudia vite, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo. Bene, sediamo. Vi siete ritemprati con il caffè? Ristorati? Pronti a ripartire? Benissimo. E lo facciamo in mantinente. Lo facciamo insieme con la professoressa Alessandra Augelli, la quale nella sua relazione dal titolo Scorgere il reale, lo sguardo del catechista e la postura profetica, aggiungerà dei tasselli, delle tessere al mosaico che stiamo pazientemente e credo anche sapientemente componendo. Io non mi dilungo tanto e lascio la parola ad Alessandra. Ascoltiamo. Grazie. Grazie Don Gilberto. Allora, io starò in piedi perché ho voglia anche di provare a intercettare gli sguardi lontani. E, vi ringrazio per essere qui e per questa partecipazione così non solo numerosa in termini di quantità, ma mi sembra molto viva, attenta, ecco, davvero desiderosa di fare dei passi. Questo appunto, come diceva prima Don Alberto, molto bello. Ringrazio anche Don Gilberto, i Vescovi, per l'accoglienza e per la fiducia per questo invito. Allora, io scherzando prima dicevo a Don Alberto, hai detto tutto tu, io cosa dico? No, in realtà troverete tantissime risonanze con quello che ha detto Don Alberto e proverò a dirlo in altri termini e su alcune questioni scendere un pochino più in profondità. Essendo pedagogista faccio, tra virgolette, il mio mestiere, cioè provo ad entrare un po' più nelle questioni proprio educative e di accompagnamento dei bambini, dei ragazzi, delle loro famiglie, della comunità, per illustrare un po' qualche passaggio, qualche processo. Poi, ecco, nei lavori di gruppo nel pomeriggio ci sarà anche modo di ritornare su alcune questioni, eventualmente continuare, proprio perché appunto, anche se viviamo una dimensione appunto verbale qui, però ci piacerebbe appunto che le menti si attivassero anche proprio con dei processi partecipativi. Ecco, la cosa che vi chiedo anche di fare, mentre mi ascoltate, è di pensarvi non solo come appunto portatori di messaggio, ok? Non solo come annunciatori, ma come diceva Don Alberto stamattina, non si sente molto così?
Ok, così sentite? Va meglio? Scusate, io ho questa deformazione che faccio fatica a stare seduta. E come vi dicevo, non solo portatori di un messaggio, ma come diceva Don Alberto, anche come persone che continuamente ricevono l'annuncio, oltre che portarlo. E allora ecco, vorrei iniziare con una frase di Pascal che subito ci introduce un po' anche forse provocatoriamente nel tema appunto dell'esperienza e di come il catechista sta, no? Nella realtà e la vive. E Pascal dice: gli uomini si lasciano convincere da quello che scoprono da sé più che da quello che gli trasmettono gli altri. Interessante, molto interessante. Anche qui, ecco, vi chiedo, lo so che è un po' difficile questa operazione mentale, ma provate ogni volta a dirvi: caspita, è vero, non è vero, perché? Io l'ho sperimentato questa cosa, cioè che cosa potrei dire al riguardo? Magari anche se non lo possiamo fare concretamente, però attivatevi mentalmente. E questo è proprio quello che avviene nei processi appunto di riflessione e quindi di partecipazione. Ecco, qui c'è una dimensione di trasmissione e c'è una dimensione di esperienza diretta e di scoperta, che non è appunto propriamente, poi su questo ci ritorneremo, non è propriamente fare l'esperienza di qualcosa che è già preconfezionato, ma è esperienza di qualcosa che è aperto, cioè che mi viene predisposto e che è dentro cui io posso agire, no? Posso manipolare, posso trasformare. Allora, giusto per chiarirci, la trasmissione è un'operazione importantissima. Per questo vi ho inserito uno stralcio di questo libricino che è piccolino ma bellissimo, che si chiama L'arte di trasmettere. E nell'arte di trasmettere l'autore dice, porta proprio la riflessione sul processo della trasmissione. E allora innanzitutto parte da una considerazione per me importantissima, cioè che si trasmette e il coraggio, l'eredità, il coraggio di trasmettere deve esserci sempre, anche quando siamo incerti. Questa è una grande questione di fondo, no? Perché diciamo, nel tempo dell'incertezza non abbiamo più risposte certe, non abbiamo più tante convinzioni, anche noi, no? Su alcune cose non siamo certi al 100% che le cose vadano in un certo modo. Come facciamo a trasmettere questo ai nostri figli, ai figli dei nostri figli, e quindi rimandare? Ecco, c'è una questione importante che in tutte le epoche, anche nella condizione di incertezza, non possiamo mai evitare, no? E rinunciare all'arte di trasmettere. È proprio perché da un lato è proprio della natura umana trasmettere, cioè trasferire, portare a qualcun altro, è qualcosa che io stesso ho scoperto e di cui sono entrato in conoscenza, dall'altro perché appunto è un'operazione che ci, come vedremo, ci costruisce, ci arricchisce. Allora, in questo piccolo testo c'è una sottolineatura che oggi mi preme moltissimo, perché dice: la difficoltà di trasmettere, riconosciuta anche dagli educatori, quante volte noi ci siamo detti che fatica però trasmettere, no? I contenuti e gli aspetti della fede, oggi verte sia sul contenuto della trasmissione, no? Le conoscenze, le credenze, i valori, sia sull'atto stesso di trasmettere, di cui abbiamo perso il gusto. E continua: trasmettere ed educare sono due atti distinti. L'educazione si basa sull'emancipazione del soggetto. Trasmettere è inserire l'essere umano nella catena di generazioni e mostrargli che egli è uno tra gli altri. Allora, vedete come questi due atti, che secondo me nella catechesi ciascuno di noi compie, sono distinti e interconnessi. Cioè io da un lato inserisco, nell'atto di trasmettere io inserisco
l'altro all'interno di una catena generativa, no? Di cui io mi faccio anello di congiunzione. E quindi, come proprio il testimone fisico, quello della staffetta che si passa da uno all'altro, no? Ti consegno qualcosa e ti dimostro che tu sei parte di una narrazione comune. E dall'altro lato però ti educo, cioè ti emancipo e anzi ti chiedo di andare oltre. Vedete, per questo vi ho detto, vi dirò cose simili in altri termini, perché Don Alberto prima ha detto qualcosa di molto simile, cioè perché la fede non è una operazione fatta e finita, ma ha bisogno dell'evoluzione della risposta libera dell'altro. Quindi, appunto, l'educazione insuffla alla trasmissione il senso della riappropriazione personale. E questo onestamente ci fa molta fatica, Soprattutto se noi riteniamo appunto che alcuni contenuti della fede siano in qualche modo intoccabili, no? E siano da trasferire così come ci sono dati. Allora, vedete che la trasmissione e l'educazione si intrecciano, cioè il contenuto di fede, è vero, ha una sua sacralità, una sua dignità, no? E dobbiamo in qualche modo preservarlo, ma passa dalla riappropriazione personale. E questo è vero sia per voi catechisti, sia per i ragazzi e per le persone a cui portate il messaggio, il contenuto. Cosa vuol dire? Che è inevitabile, io spero che questo, tra virgolette, vi liberi, è inevitabile che il catechista porta al ragazzo, alla sua famiglia, ciò che ha, tra virgolette, compreso, ok? Cioè il significato che ha fatto suo di quella realtà. Allora molti mi dicono, ah, ma allora io sono indegno, no? Ma perché io non voglio trasferire la mia esperienza? Allora, ci dobbiamo riconciliare forse con questo, perché è inevitabile, ok? Come l'insegnante che trasferisce dei contenuti, ditemi se almeno una volta non vi sia capitato, vi ha trasmesso o meno l'amore per una disciplina, a seconda di come la portava, ok? Ecco, questo è inevitabile. Sì, noi portiamo la fede vissuta nella nostra storia, nelle nostre situazioni, in ciò che noi abbiamo vissuto, percepito, attraversato, di quei contenuti. Qual è la questione? È che noi catechisti dobbiamo esserne consapevoli. Perché? Perché quando ne siamo consapevoli che c'è una riappropriazione personale, più ne sono consapevole e più mi apro ad altri significati, ad altre prospettive. Ok, allora, se io per esempio di un contenuto ho compreso quello e sono tentata a portare i ragazzi quello, non è un problema, ok? Il problema è se io porto solo quello di cui io sono, come dire, custode, di cui ho fatto esperienza. E questo sarebbe un limite, no? E allora porto anche quella della persona che mi sta accanto, prima Don Alberto diceva delle persone della comunità, proprio perché mi rendo conto che è inevitabile che io porti una riappropriazione personale del mio percorso di fede, più ne sono consapevole e più mi apro alla disposizione degli altri. Allora, la trasmissione umana quindi non consiste nel riprodurre il medesimo, ma nel generare un altro che suscita sempre la sorpresa, fonte tanto di stupore quanto di disappunto. Su questo poi ci torno, su questo disappunto. Il contenuto a ogni generazione è da riprendere in modo nuovo. Solo così si può affrancare anziché schiacciare, lasciar loro lo spazio per riappropriarsene. Non è la volontà a determinare la trasmissione, lo è di più il fervore. E ditemi se qualche volta non vi sia capitato, ma dubito che non vi sia mai capitato, di infervorarvi
su alcune cose che volevate portare ai vostri ragazzi. Perché? Perché c'eravate così tanto passati che avevate voglia, urgenza di dirlo, ok? Che poi noi abbiamo la nostra pagina del Vangelo preferita, quella che abbiamo macinato di più, quella invece che vorremmo strappare perché non la comprendiamo, eccetera. Ci sta, ok? Ci sta perché noi siamo umani, eh? E il Signore si serve di questo nostro poco dell'umanità che per Lui è tanto, è abbastanza, è sufficiente per Lui che pensate che il messaggio di fede passi dalla nostra umanità. Perché? Perché prima Don Alberto diceva perché è più vera, ok? Perché se noi ne prendiamo consapevolezza, portiamo ai ragazzi non qualcosa di finto, ma di qualcosa che è passato sulla mia pelle. E allora non dobbiamo aver paura di questa dimensione dell'esperienza, anche se parziale. Anzi, più ci rendiamo conto e più ci apriamo a delle altre possibilità. Allora, perché oggi vi voglio parlare di una cosa che mi sta molto a cuore, cioè di quella che viene chiamata la catechesi esperienziale, no? Ma che prima anche Don Alberto ha fatto riferimento, no? All'esperienza del kerygma, dell'annuncio primario, prioritario. E, prestando attenzione che questo termine esperienza sia un po' frainteso, perché oggi i nostri ragazzi fanno un sacco di esperienze, fanno un sacco di attività, per questo a me il termine fare mi puzza un po', perché fanno fin troppe cose. Avete mai visto, sentito un'agenda di un bambino, di un ragazzo? Io ho due figli, di cui una ha 10 anni, e tante volte fatichiamo a vedere le compagne perché hanno un sacco di attività, la musica, il canto, lo sport, e quindi i ragazzi in realtà fanno tanta esperienza, hanno un eccesso di esperienze, di sovrastimolazione. Perché? Perché è passata l'idea nella nostra società che più cose facciamo e meglio è, ok? Che più cose facciamo e più diventeranno bravi, belli, buoni, efficienti questi nostri bambini del domani. Poi ci sono anche tante altre spiegazioni, e vi consiglio un libricino che si chiama Il figlio del desiderio, che spiega proprio come mai noi sui ragazzi di oggi investiamo così tante energie e così tante aspettative. In sintesi, perché i ragazzi sono sempre più figli unici, e quindi su quei figli unici noi trasportiamo tutte le nostre aspettative che prima suddividevamo su più figli, no? Quindi i genitori si proiettano molto nella propria riuscita, nella riuscita di quell'unico figlio o al massimo due che devono soddisfare le loro aspettative. Ecco, però la questione è: la catechesi può essere un'esperienza accanto a tutte le altre esperienze? Vi provoco molto su questo, soprattutto l'ora di catechesi settimanale. Può essere la stessa? Cioè la affastelliamo a quella dello sport, della danza, della chitarra, eccetera? Forse no, anzi sicuramente no, Cioè, non possiamo ridurre questo tipo di esperienza a quella che vivono da altre parti, in altri contesti. Ma non perché gli altri contesti, vedremo, sono meno significativi, assolutamente. Anzi, il catechista deve entrare in relazione con queste altre esperienze. Ma perché, vi pongo una domanda che vorrei che voi teneste aperta, perché io vi darò solo delle suggestioni, ma non c'è una risposta univoca. Che cosa rende un'esperienza veramente formativa e trasformativa? Questo veramente vi chiedo, tornando a casa, di interrogarvi. Cioè, quali sono le esperienze che mi hanno trasformato come persona, che mi hanno formata, che hanno dato un volto nuovo o un percorso nuovo alla mia storia, al mio essere? Perché questa è una domanda di quelle generative, di quelle domande che diceva von Forster sono legittime, cioè non hanno risposta univoca, sono aperte e quindi ci fanno camminare.
Questa domanda tenetela presente nell'equipe, eccetera, perché ci aiuta a fare in modo che la catechesi, attraverso l'esperienza, perché noi ci crediamo che solo la trasmissione di contenuti non trasforma, ok? Ecco, partiamo da questo. Solo la trasmissione di puri contenuti non trasforma, è un'esperienza, diceva prima Don Alberto, che trasforma, e in modo particolare l'esperienza di Gesù Cristo nella mia vita. Se noi siamo convinti di questo, dobbiamo provare a chiederci nelle nostre equip, allora cosa facciamo perché l'esperienza di catechesi sia un'esperienza che trasformi i bambini, ma non solo, le loro famiglie, i loro amici, la comunità dentro cui vivono, eccetera. Che cosa trasforma, che cosa rende un'esperienza generativa? Ripeto, io vi do qualche input. Innanzitutto un'esperienza che intreccia la mente, perché le cognizioni ci devono essere. Ecco, questo vorrei che lo portasse a casa, cioè non significa non studiare, non significa non approfondire dei contenuti di fede, non significa non leggere e non formarsi personalmente, ok? Questo è molto importante. Ma intrecciare la mente col cuore e con le mani, ok? Quindi mettere in azione le mani, mettere in azione il pensiero e mettere in azione l'emozione, cioè ciò che mi smuove dentro. Ma in che modo? Dopo su questo torneremo, perché io voglio dare una risposta alla questione del cartellone, perché secondo me molti di voi hanno detto: ma perché ci bacchettano sempre questo cartellone? E perché il cartellone, che cosa c'ha che non va sto cartellone? Allora, su questa questione del cartellone poi ci torno, perché non andiamo via senza aver sviscerato il perché del cartellone che non va. E, ok, quindi primo è intreccio di più dimensioni. Se noi, adesso vi dirò, predisponiamo dei contesti dove i bambini in quell'esperienza mettono in azione non solo la cognizione ma anche le mani, no? L'esperienza concreta e l'emozione, allora vuol dire che può essere un'esperienza formativa. Ma ancora, l'esperienza per dirsi formativa ha bisogno di unire l'azione con la riflessività, ok? Cioè, se io vivo un'esperienza ma non ci rifletto sopra, cioè non elaboro pensiero su ciò che ho vissuto, l'esperienza va in automatico, no? In un cassetto, e se ne accosta un'altra, ok? Questo è quello che distingue anche le esperienze veramente formative. E che anche per esempio lo sport può essere un'esperienza formativa, perché se l'allenatore è molto bravo e mi fa rendere conto delle tattiche di gioco, di come ho trattato i miei compagni, di che cosa potevo fare e non ho fatto, di come ho trattato qualcuno, eccetera, mette sull'azione la riflessività, ok? E in termini tecnici, nel processo formativo, si dice che la riflessività ha tre luoghi: prima dell'azione, dentro l'azione e dopo l'azione. Cosa vuol dire? Che prima dell'azione, cioè prima di mettere i ragazzi a fare qualcosa, ho bisogno di capire le loro conoscenze pregresse, no? Cioè, come arrivano a questo tema? Che cosa ipotizzano di questa roba qua, che stiamo per fare? A che cosa ci serve questo? Allora si iniziano a partire ipotesi. Perché la riflessività prima dell'azione è molto importante? Perché dobbiamo un po' sgombrare il campo e dobbiamo attivarli subito, ok? Se io non mi rendo conto delle cornici, di quello che porto sull'esperienza, l'esperienza alle volte rischia di adeguarsi a quello che io mi immaginavo. Non so se vi è mai capitato. E allora abbiamo bisogno di capire come arriviamo all'esperienza. Dire per esempio: come mi sento oggi? Perché se io oggi ho vissuto una brutta giornata, quell'esperienza lì probabilmente mi darà un altro messaggio o una questione un pochino diversa da come io l'ho ipotizzata, ok? E quindi arrivare all'esperienza avendo riflettuto, cioè essendoci posti almeno qualche domanda, nel dire:
come stiamo, che cosa immaginiamo di questa giornata, cosa ci aspettiamo da questo incontro, cosa avete vissuto. E poi la riflessività in azione, cioè mentre sto facendo mi chiedo, allora come sta andando, che cosa pensate, che cosa state vivendo, avete difficoltà, che cosa sta succedendo mentre noi operiamo, e poi dopo l'azione, cioè che cosa abbiamo fatto, come siamo stati in questo processo e che cosa ha generato in noi. Adesso questo potrebbe essere un po' vago, però secondo me già avete cognizione di quello, di questo. Tra l'altro, anche su questo aspetto metodologico, non è una curvatura pedagogica, cioè non è un modo per portare l'acqua al mio mulino. Se voi ci pensate, anche questo vi invito a tornare a casa riflettendoci, il metodo di Gesù, del modo in cui si è fatto carne ed è stato con noi, è stato di questo tipo, no? Ha sempre fatto domande prima, domande aperte che interrogavano, poi gli ha fatto vivere delle esperienze e poi ha chiesto dopo, beh, e allora, no? Cosa è successo? No? Le parabole, gli eventi della vita, no? I momenti che ha vissuto con... È tutto un processo trasformativo in quanto azione e riflessione, domande e azione e eventi stanno insieme. All'interno di una comunità, e anche qua non è una questione di pedagogia, sì, io potrei parlarvi della peer education, dei gruppi, no? del cooperative learning, del lavoro in gruppo, eccetera, ma perché sostanzialmente fare esperienza insieme aiuta? Per tanti motivi, però sostanzialmente perché queste chiavi di lettura e il fatto che ognuno si appropria di un pezzetto con i suoi tempi e alla sua modalità mi apre il raggio delle possibilità, cioè mi fa vedere come di fronte allo stesso evento ciascuno di noi porta qualcosa, una chiave interpretativa diversa, un significato diverso. Allora io, ascoltando quello che dice l'altro, dico, caspita, questa cosa non l'avevo considerata. Anche qui, l'esperienza dei discepoli è stata così. C'era chi ci arrivava prima, poi chi prendeva delle gran cantonate, diceva delle castronerie, scusate, poi tornava indietro, poi diceva, ah no, ma forse hai detto bene tu, no? Cioè, l'esperienza del gruppo è fondamentale da questo punto di vista, anche se ci pesa un sacco, perché oggi tenere insieme 20 bambini tutti insieme, diciamocelo, è pesante. E questo è legittimo che voi provate questo e avete fastidio, eccetera. Bisogna anche qui trovare delle modalità anche un po' diverse. Per esempio, creare dei piccoli gruppi. Ok? E creare dei piccoli gruppi anche un po' in modo intelligente, non fate voi i gruppi, che fate voi i gruppi, gli amici si uniscono tra di loro e non abbiamo risolto nulla. I più discoli si uniscono tra di loro, no, ma creando noi un metodo, dei piccoli giochetti, per mescolare i bambini tra di loro, perché ruotino, perché imparino a conoscersi tutti. Guardate, l'esperienza dei piccoli gruppi, che nel periodo della pandemia doveva essere fondamentale e doveva un po' ribaltare le questioni, poi l'abbiamo persa per strada, ma è fondamentale. Anche qui, Gesù alle volte se ne prendeva due o tre, non è che sempre parlava a tutti, no? Perché anche qui le andature di passo dei nostri ragazzi sono diverse. E c'è un ragazzo, sì, che è particolarmente intuitivo, è particolarmente sensibile, prega meglio, ok? E c'è invece chi arriva a quei contenuti in una maniera diversa, più esperienziale. È faticoso tenerli insieme tutti, sì, però è anche arricchente, cioè è quello che fa di quell'esperienza un'esperienza costruttiva. Poi Dewey dice che quando le persone vivono un'esperienza formativa vanno a ricercare esperienze uguali o di qualità superiore, cioè l'esperienza formativa si eleva nel tempo, pensate che bello,
cioè che se i ragazzi vivono delle esperienze belle, formative, è possibile che andranno a cercarsi esperienze di pari o di qualità ulteriore. E poi, ecco, esperienza formativa, ma ripeto, potremmo stare qui ore a parlarne, è quella che porta ad un grado di libertà, ok? Cioè che aiuta le persone a posizionarsi liberamente nei confronti di quella realtà, no? E che cambia sguardo, cambia postura, mi porta a qualcosa di nuovo nella realtà. Ecco, vedremo anche che l'esperienza formativa, lo riprendo dopo, è destrutturante. Se non mi porta qualche inquietudine, difficilmente un'esperienza formativa, cioè mi deve anche un po' destrutturare, mi deve creare quel disappunto, quel disagio che diventa poi il desiderio di capire qualcosa di più o elaborare ancora di più, più in profondità qualcosa. Allora, questo tipo di esperienza, perché oggi è particolarmente difficile? Perché noi ci approcciamo all'esperienza già con chiavi di lettura note. E vi ho riportato questo stralcio che è un po' lungo, però è molto bello, della Candiani, che è una poetessa molto bella. Se potete prendere questo libricino, questo immenso non sapere, è una delizia. Ho sempre avuto, dice la Candiani, la sensazione scomoda e stupefacente di non sapere niente. A scuola mi sembrava che anche studiando qualcosa le lacune aumentassero a dismisura, fino a farmi smettere anche solo di provare a colmarle. Il vuoto. Guardate, questa è un'altra questione molto molto importante, lo stupore che si abbina al vuoto. Restavo allibita dal non sapere, lo stesso poi con la letteratura, con la poesia, più leggevo e più mi sfuggiva tutto di mano. Imparando a meditare, a contemplare, cioè a fare sosta, ad accogliere quella soglia rispetto, prima Don Alberto diceva, al mistero di cui faccio parte, sono entrata in familiarità lentamente, lentamente con il non sapere e mi accorgevo che meno sapevo e più sperimentavo. Meno sapevo e più sperimentavo, cioè l'esperienza legata alla consapevolezza di non sapere e di non sapere ancora. E più tardi, cercando di passare agli altri la pratica della meditazione, mi sono accorta che di come chi sa o crede di sapere molto sperimenta solo esperienze di seconda o centesima mano, non entra in intimità con niente, non trema davanti al non conosciuto e non si inoltra. Quindi lei dice una buona pratica preliminare a qualsiasi altra è la pratica della meraviglia, esercitarsi a non sapere e a meravigliarsi. Allora, se noi iniziamo a leggere un brano del Vangelo, tanto lo so come va a finire, so già che mi vuole dire quella roba là, ditemi che almeno sui brani quelli un po' conosciuti non ci scatta il pilota automatico, vero? Figlio al prodigo, cioè su alcune cose mettiamo perché sappiamo di sapere. Allora, guardate, questo è un esercizio di sospensione. Non so nulla, ok? Non so nulla, devo scoprirlo con voi. Sono chiamato a scoprire questo brano di Vangelo con voi. E allora guardate che la postura nei confronti di quella realtà sarà totalmente diversa e i ragazzi avranno una voglia di sperimentare se vedono che qualcuno non sa e non sa come loro ed è contento di questo non sapere, perché siamo immersi in un mistero. Dobbiamo trasmettere, sì, ma siamo anche immersi in un mistero. E ricordatevi Pascal, no? Le persone imparano più ciò che non ancora sanno e devono scoprire. Se si accorgono che noi ci abbiamo in mano la verità e dobbiamo solo dargliela, noia assoluta, non scatta niente, non scatta nessun processo conoscitivo, capite? Non scatta niente, perché stanno lì, passivi, aspettano che qualcuno gli trasmetta questa verità. Se ne colgono una parte, se la capiscono bene, se non la capiscono pazienza, andranno a fare qualcosa senza senso, senza ma, e poi gli esiti li conosciamo. Se vedono un catechista che non sa
e ha voglia di scoprire, no? Come se fosse da zero, come se mi accostasse a quel brano del Vangelo per la prima volta, anche se magari la prima volta non è, allora si accendono, perché vedono la meraviglia che si trasferisce per osmosi rispetto a loro. Allora, ecco, per stupirsi, però, abbiamo proprio bisogno di fare un'opera di destrutturazione. E prima Don Alberto l'accennava, di credere nella realtà, ok? Di lasciare un po' le rappresentazioni. Noi alle volte, per esempio, è vero, adesso non voglio dire un'eresia, ci appoggiamo molto alla liturgia, ai simboli, benissimo, però dobbiamo stare attenti a non confinare troppo anche le rappresentazioni univoche. Pensate quante volte, per esempio, nel momento dell'offertorio si fa questa cosa, cioè si cercano gesti per esprimere delle cose, ma che poi magari non trovano pienamente rispondenza e magari appunto non aiutano ad ampliare le riflessioni. Cioè, vuol dire stare nelle rappresentazioni, cioè capire quella vicenda o quel brano del Vangelo o quella situazione che cosa rappresenta, ma essere sicuri che la realtà va oltre e che la realtà è fatta dell'intreccio dei significati che noi diamo a quella realtà. Ok? Poi magari mi spiego meglio con qualche esempio rispetto alle domande. Quindi dobbiamo imparare ad aver fiducia nella realtà e far parlare di più la realtà, che sta oltre le rappresentazioni che noi possiamo darne. Se noi ci confiniamo dentro le rappresentazioni, al reale non ci arriviamo mai. Magritte diceva, questa non è una pipa. Perché? Perché la rappresentazione della pipa. La pipa, se noi la tocchiamo, è fatta, è tridimensionale, ci ricorda di mio nonno, eccetera. Un po' quello che diceva prima Don Alberto su fonte battesimale. Se io faccio vedere delle immagini, difficile che scatti qualche interesse qualcosa, perché non è appunto un'esperienza concreta, piena, appunto che attiva anche il sentire, il cuore. E allora vi ho portato un brano del Cardinal Mendonça, che poi troverete nel lavoro di oggi pomeriggio, tratto dalla Mistica dell'Istante, che dice: Dio ci attende in ogni cosa che incontriamo. La sfida è rimanere in sé, sperimentare con tutti i sensi la realtà delle persone e delle cose che ci sfiorano. La sfida è gettarsi tra le braccia della vita e ascoltarvi battere il cuore di Dio. Dio è già là, è già nella realtà che noi incontriamo. Prima Don Alberto l'ha riportato benissimo con questo passaggio del Cardinal Martini. È già là. E senza fughe, senza idealizzazioni, le braccia della vita così com'è. Prendere più sul serio la nostra umanità. Prendere più sul serio la nostra umanità, in quanto narrativa di un Dio che vive in questo mondo. Quante volte abbiamo fatto percepire l'idea ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, che Dio è là, nei cieli? Forse sì, ma forse anche no. Dio è nell'immanenza, è nella realtà, è un Dio che si è incarnato e quindi sta qua. Noi ci dobbiamo credere che sta qui. Dobbiamo guardare alla spiritualità come un'arte integrale dell'essere. E il Cardinal Mendonça, in questo libro bellissimo, da cui appunto abbiamo tratto anche un po' le piste per il lavoro di oggi pomeriggio, dice: dobbiamo combattere l'atrofia dei sensi. Allora, voi direte, è strano questa cosa, adesso ritorno alla questione del cartellone. Perché l'atrofia dei sensi? Questi bambini sperimentano tante cose, e invece no. Sapete che i canali privilegiati che noi utilizziamo, i due sensi privilegiati, sono la vista e l'udito. Gli altri tre, che sono anche i più potenti, e Gesù Cristo lo sapeva, pensateci, poi lavorerete su questo. Gesù Cristo lo sapeva, e sì, ciò che abbiamo visto e udito, ma ciò che abbiamo toccato,
ciò che abbiamo, potremmo aggiungere, annusato. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Allora vi faccio veramente una provocazione importante. Questi sensi li attiviamo nella catechesi? Li attiviamo, cioè creiamo delle situazioni in cui i cinque sensi, come cinque strade che ci aiutano a cogliere il senso più grande, e sono veramente i sensi delle vie per il senso. Noi siamo anestetizzati, proviamo delle cose ma non le percepiamo sulla pelle. Allora, questa atrofia dei sensi è il motivo per cui i ragazzi si annoiano e per cui non imparano a sperimentare le cose di prima mano. E sono molto desiderosi, anche se a volte sono un po' spaventati, no? Ma sono molto desiderosi di lasciare agire questi sensi. Quindi noi abbiamo il compito di rendere l'esperienza viva. Cioè viva vuol dire attivare tutti i cinque sensi e attivare tutte queste vie per raggiungere al senso, non sostituendo la routine alla vita stessa. E il Cardinal Mendonça a questo punto dice una cosa bellissima che vi riconsegno: ogni epoca deve reinventare da sé il progetto della spiritualità. E la spiritualità oggi sì, forse passa maggiormente dai cinque sensi e da ciò che possiamo anche gustare, annusare e arricchire. E allora vedete, nella realtà, e qui vi consegno anche un'immagine molto bella che ho preso da fratello Enzo Biemmi, che dice: la nostra realtà, e quindi la catechesi, ha il compito di lavorare sull'intreccio di questi tre fili. La storia di Dio che si intreccia alla storia personale, che si intreccia alla storia delle comunità, cioè di altre persone che l'hanno incontrato. E l'opera di catechesi è proprio provare a dire: ma nella mia vita, la vita di Gesù e la vita della comunità di cui faccio parte, come rientrano? Se ci pensate, i sacramenti e la liturgia in fondo sono anche un modo per agganciare la mia vita con quella, per esempio, della comunità, o sacramentalmente con la vita di Gesù, no? Che mi invita a stringermi talmente tanto, talmente forte a Lui da avere questo aggancio esperienziale, perché i sacramenti sono una dimensione esperienziale, eh? E quindi noi alle volte la riduciamo. Dobbiamo per esempio spiegare tutto per filo e per segno ai bambini, perché se poi non sono preparati, allora siamo noi in difficoltà o ci sentiamo, ricordandoci sempre appunto che è un mistero. Allora, questo ci porta ad andare alla realtà, e mi avvio verso la conclusione, cambiando sguardo. I nostri ragazzi non sono, diceva anche Don Alberto, i destinatari della catechesi, ma sono i co-creatori, cioè creano con me il percorso di catechesi e creano talmente tanto con me che anche io mi rinnovo. Allora, se io come catechista resto sempre uguale, non mi rinnovo. Cioè, se non concepisco che i bambini mi possono cambiare e possono aiutarmi a crescere nella fede, allora qui veramente c'è qualcosa, Perché se io non mi appunto qualche volta sulla mia agenda, sul mio diario, una frase che hanno detto i bambini, una questione su cui mi hanno sollecitato a riflettere, un cambio di prospettiva che hanno dato alla mia, una domanda a cui io non ho saputo rispondere. Ma non abbiate paura, adesso lo diremo sulle domande se non sappiamo rispondere, ok? Non importa, e cammino davanti. Ecco, questo è importante, da destinatari a co-creatori, c'è qualcosa da scoprire insieme. Questo veramente, scolpitevelo dentro di voi. I ragazzi questa cosa la devono percepire. Dice: ma allora non sono un adulto di riferimento? Certo. Certo, continua ad esserlo, diceva Romano Guardini, continua a essere testimone credibile proprio perché io sono in cammino. Più i ragazzi vedono che io non mi accontento di ricercare Gesù Cristo, e più saranno infervorati, perché dice: allora non è una cosa che si conclude qua,
ma posso tenere avanti. È un adulto credibile perché mi testimonia che lui sta ancora cercando. Allora è una cosa fantastica, perché non ho bisogno di mettere una serie di cognizioni e stare a posto per tutta la vita, ma ho da camminare. E questa è la testimonianza, se ci pensate, più grande. Quindi, con la consapevolezza che siamo già abitati, questo appunto anche Don Alberto l'ha detto prima, per cui non lo ribadisco, dalla presenza di Dio. Cioè, se noi sappiamo vedere in ciascuno dei nostri ragazzi la possibilità di essere santi, cioè che quei bambini che abbiamo davanti possono diventare santi, ma santi sul serio, e sconvolgerci la vita, allora già questo è un metamessaggio, no? È una dimensione implicita che passerà talmente tanto in loro che saranno invogliati a fare degli altri passaggi. Allora, come fare a custodire queste tre questo atteggiamento in maniera concreta? Aver cura delle domande, poi le slide ve le lascio, quindi non sto in quest'ultima fase, cerco di stringere perché immagino che siete anche un po' stanchi. Avere cura delle domande. Allora, il nostro catechismo, adesso qui parlo da pedagogista esperta di catechesi, è che ha troppi punti esclamativi, cioè ha troppe frasi fatte. Vi do un esercizio per casa. Se basate le attività su degli obiettivi che volete raggiungere con i bambini, molte volte le guide o i materiali che usiamo, no? Cioè o il contenuto o l'obiettivo, provate a trasformare l'obiettivo o il contenuto in una domanda di ricerca. Cioè, che cosa c'è? Come quell'obiettivo posso porlo con un punto interrogativo? Perché le domande fanno camminare. Allora, i bambini alle volte ci fanno un sacco di domande. Se le fanno, vuol dire che è un buon percorso. Se i vostri ragazzi a catechismo si fanno poche domande, addrizzate le antenne. Ok? Perché? Perché la domanda esprime un bisogno di relazione. Ok? I bambini fanno le domande per vedere chi c'è dall'altra parte e poi hanno bisogno di comprendere di più e meglio. Ok? Per cui se non se le fanno c'è qualcosa che non va, perché è nella natura dei bambini interrogarsi e noi anzi avremo bisogno di imparare alla loro scuola. Se noi pensiamo appunto che, cioè facciamo passare l'idea che la fede sia un contenuto fatto e finito su cui non c'è possibilità di interrogarsi, e questo non attiva il loro nulla e loro pensano che quella cosa non abbia valore. Pensateci, perché tutti i giochi che durano a lungo non sono quelli a circuito chiuso, sono quelli esplorativi. Queste tutte le ricerche lo dicono. Pensateci, se un bambino ha un gioco che si può usare in una sola maniera, dopo due giorni, neanche poche ore, si stufa, lo lascia. Sono quelli che possono cambiare forme, colori. E quindi farsi domande è sano, ok? Anzi, dobbiamo noi avere prima cura di porre delle domande. Con i più grandi, voi direte, i preadolescenti, gli adolescenti, che magari alle volte o fanno poche domande o le fanno male o le fanno provocatorie, prendetele e aiutateli a porre le cose in maniera giusta, cioè porre le domande giuste. Quelli sono le domande giuste, sono quelle aperte, che non hanno ancora risposta. Voi direte, caspita, però io così sono più incerta. È più facile colorare una scheda che prendo appunto da Qumran. Mi appaga di più. Lo colorano, lo fanno tutti uguali. Invece se dobbiamo ricercare insieme, caspita, è difficile. Perché chi mi dice che poi sto dicendo delle cose giuste e chi mi dice che non dico delle eresie? Vero? Però è meglio stare nell'incertezza. È meglio ricercare insieme a loro. Quindi, perché il cartellone non va bene? Perché non fa domandare. Perché è univoco. Perché è chiuso. Perché è...
che tutti devono fare la stessa cosa, devono tutti attaccare il cuoricino lì dove lo dico io, nel punto in cui lo dico io. È scritto così, no, non scrivere così, scrivi così che è meglio, no? Quante volte l'abbiamo fatto? Sì, è vero, lo facciamo, però dopo l'esito a cui porta ci soddisfa veramente? Non lo so, cioè io vi lascio delle provocazioni, però riflettete, perché se ci pensate vale molto di più un'ora passata a domandarsi e a tenere le domande aperte, che io dico ragazzi guardate, ve la dico la prossima volta la risposta, perché non la so neanche io e devo andare a chiedere al parroco, devo andare a chiedere a Tizio, a Caio e mi devo confrontare. Guardate che vale più di 10.000 cartelloni, ve lo assicuro. Ok. Quindi non scoraggiare le domande, vi ho riportato questo libricino bellissimo che dice una risposta, il tratto di strada che ti sei lasciato alle spalle, solo una, perché adesso ci attiviamo, un po' siamo stanchi, un po' le provocazioni magari ci portano a chiacchierare tra di noi, solo una domanda può puntare oltre. L'altro aspetto, e vado verso la conclusione, è favorire il contatto con la natura. Prima Don Alberto diceva, usciamo dall'aula. Usciamo, cioè andiamo fuori. Tra l'altro anche in quella ricerca che citava Don Alberto dell'Istituto Tognolo, per esempio si è visto come moltissimi giovani concepiscono la preghiera più efficace immersi nella natura che chiusi nella chiesa. Facevano vedere più immagini e ritornava questa idea di elementi della spiritualità vissuti a contatto con la natura. Allora anche qui mi potrei soffermare molto, perché sapete ci sono tutta una serie di studi sulla deficit di contatto con la natura che i nostri bambini vivono e che portano una serie di problemi. Sapete che anche l'iperattività dei nostri figli, dei nostri bambini, è dovuta al fatto che si relazionano poco con i cicli naturali e con la natura di per sé. Ma la natura è un libro aperto che Dio ci offre anche per valutare i cicli, ciò che avviene, la morte, le domande sulla morte nella natura trovano primo espressione, no? E secondo trovano una loro collocazione, trovano espressione, possono essere espresse, poste, poi trovano una ricomposizione. La fragilità, i difetti, mica tutti i campi di fiori hanno tutti gli stessi fiori uguali, eccetera, no? È un libro aperto che ci mostra, tra l'altro, una serie di questioni esistenziali che i bambini si pongono, no? E che alle volte facciamo molta fatica, no, a tenere insieme. Quindi questa intelligenza naturalistica di cui parla Garden è molto legata all'intelligenza esistenziale, ma anche al senso della spiritualità, no? E poi la natura pone di fronte al rischio, ma pone anche rispetto alla grandissima fiducia, no? Se ci pensate, il Signore poi la creazione ce l'ha affidata, no? E noi siamo esseri, l'uomo ha anche questo impegno, no? Di cura nei confronti del creato. L'ultimo aspetto per rendere le esperienze vive, formative, e appunto oggi più volte si è parlato di questo, usare i canali della bellezza, l'arte, la poesia, la letteratura, no? La musica, cioè fare in modo che ai bambini arrivino più esperienze appunto attraverso diversi canali. E vi consiglio questo piccolo video, un cortometraggio che si chiama Alike, che dice proprio dell'atrofia dei sensi a cui i nostri figli molte volte sono destinati e alla bellezza che una esperienza sensoriale può riaccendere, no? Questa dimensione dell'esperienza, della volontà anche di esplorare. Allora, i nostri ragazzi hanno bisogno di adulti appunto che sono provocatori di domande, cioè noi stessi alle volte quando li vediamo un po' spenti, no, possiamo provare a provocare provocarli attraverso delle domande, ma ripeto, le domande devono essere aperte, non a modalità chiusa con le crocette, no? Sì, no,
con la risposta che noi abbiamo già in testa, perché quelli non li aiutano a crescere. Come confidenti che hanno moltissima fiducia in loro e nei percorsi che potranno fare nella loro vita, come incoraggiatori che li prendono sul serio, soprattutto quando i temi si fanno difficili. Guardate, io su questo ritorno spesso, per chi mi ha ascoltato altre volte lo sa. Se non lo facciamo noi, difficilmente lo si fa, ma abbiamo il compito di parlare dei temi con i bambini, con i ragazzi, con le loro famiglie, di cui non parla nessuno. La fragilità, la malattia, la morte. Noi siamo titolati a parlare di queste cose perché il nostro Gesù è morto, ha sofferto, ha incontrato il limite, la delusione, la frustrazione. Se non abbiamo noi una chiave di lettura fondata, potente, autentica, che quella esperienza l'ha attraversata e ci è andato oltre, non lo fa nessuno. E guardate che è da qua che passano le conversioni. Quei ragazzi, quei giovani di cui parlava Don Alberto, che si sono allontanati dalla Chiesa, la maggior parte di loro hanno detto: perché quando mi sono posta queste domande non c'era nessuno accanto a me. Allora, i nostri ragazzi, anche se sono piccoli, abituiamoli a parlare di queste cose e abituiamoli a pensare che noi, comunità, ci siamo. Ci siamo quando si fanno i funerali, ci siamo quando le persone stanno per divorziare, ci stanno quando le persone si sentono sole, ci stanno quando le persone si sentono impotenti, depresse. E questo, guardate, sono io testimone, no, della mia vita. I ragazzi devono capire che io non è che sono una figurina santino, ma io le ho vissute tutte quelle fatiche e mi sono pure posta tanti dubbi di fede in quei momenti. Però sono ancora qua, perché ho trovato qua le risposte della mia vita. Capite? Questo rinnova, questo trasforma, non altro. Non a fare i supereroi, a dire che il cristianesimo ci salva sempre e comunque, no. Noi passiamo dalla morte, noi passiamo dal limite, noi passiamo dalla sofferenza e poi però risorgiamo. Noi, non gli altri. Cioè, noi siamo titolati a farlo, tra virgolette, siamo titolati. Quindi ricordatevelo questo, non possiamo nascondere questi temi dai nostri contesti, non li possiamo trascurare, perché abbiamo una carta in più, come dire, non so come dirvelo diversamente. Come generatori di stimoli che offrono un linguaggio e li lasciano parlare, come interlocutori ed entusiasti testimoni di fede, attraverso cui sviluppare la loro idea. Allora, anche qui vi ho lasciato un libro di Silvia Vecchini, e poi veramente ho finito, che Silvia Vecchini, dovete appuntarvelo, perché è un'autrice cristiana che ha scritto dei libri bellissimi di letteratura per ragazzi, tra cui due libri, Miriam e Rabbuni, che parlano di Maria e di Gesù, ma sono romanzi bellissimi che auguro a tutti voi di leggere. Ha scritto un libro che si chiama Una frescura al centro del petto. In questo libro Silvia Vecchini raccoglie tutti gli albi illustrati che aiutano a sviluppare spiritualità. E anche qui aprirei un mondo. Perché non è che educare i bambini alla fede significa portare solo il Vangelo. Se ci sono cose belle che li fanno interrogare, ben venga. Quindi lei raccoglie tanti albi illustrati che aiutano a curare la spiritualità dei bambini e dei ragazzi. E in questo libro dice proprio, no? E conclude con questa frase: non tocca agli adulti far sì che i bambini possano conservare in qualche modo la loro perfetta visione delle cose invisibili. I bambini hanno questo approccio, no, alla spiritualità, all'invisibilità, molto più raffinato di noi, dice Silvia Vecchini. Quindi probabilmente dobbiamo un pochino lavorare su questo. E allora ecco perché e come noi possiamo essere profeti, non fuggendo dalla realtà, ma standoci dentro, cioè stando ben radicati nella realtà, nelle esperienze, perché la realtà è anche luogo, se ci pensate, la parola reale è anche regale,
cioè è luogo di sacralità, perché solo stando nella realtà si può trascenderla in modo più autentico, cioè stando accanto ai bambini noi capiamo di che cosa sono portatori, di che cosa hanno bisogno, e quindi queste due dimensioni si intrecciano vicendevolmente. Io spero di non avervi annoiato troppo, soprattutto in questo momento di chiusura di giornata. Vi lascio con una frase di Don Tonino Bello, che è naturalmente nel mio cuore, perché avrete sentito dal mio accento che non sono molto distante da voi, pur vivendo a Milano, che dice: aiutaci a comprendere, Signore, che additare le gemme che spuntano sui rami vale più che piangere per le foglie che cadono. Ecco, in questo periodo di primavera proviamo ad additare quei piccoli segnali che cogliamo e ne cogliamo ogni volta nella realtà dei nostri ragazzi. Buon cammino, non smettete di camminare. Grazie Alessandra per questa iniezione di fiducia nella realtà. Credo che se una cosa mi vorrei portare a casa oggi dalla tua relazione è questo richiamo alla fiducia nella realtà, contro quello spirito che ricordava anche Alberto nella sua relazione, che mi porta sempre a guardare non va, non va, non va, e fare l'elenco di quello che non va. Fiducia nella realtà. Poi nei lavori, nei tavoli, vedremo un po' questa fiducia, come è stata declinata. Signori, un attimo di pazienza, perché do delle indicazioni sia per il pomeriggio che per il pranzo. Allora, per il pomeriggio ci muoviamo in questa maniera. Per chi desidera visitare il Museo Diocesano, che è dentro la Curia, dalle 13:15 saranno a disposizione i volontari che accompagneranno le visite. Visite che credo durino un quarto d'ora, grosso modo, giusto? Un quarto d'ora, con 50 persone per gruppo. Quindi dall'1:15 è possibile visitare il Museo Diocesano, e vale la pena. Questo è l'inciso. Alle 14:45 bisogna stare presso la cittadella della musica, cioè dove si è andato a fare la pipì, per intenderci. Quindi lì al piano terra potete consumare il pranzo al sacco, può consumarlo anche lì al piano terra, nel chiostro. Lì vi saranno indicate anche le stanze, le sale. Anzi, in realtà voi già avete questa indicazione. Sul beige, sulla parte retrostante, voi siete già stati assegnati ad un tavolo. Ciascun tavolo porta il nome di un senso, tatto, gusto, olfatto e così via, e un numero. Quindi ci sono 6 tavoli per ogni senso. Dovete trovare la stanza dove c'è il vostro tatto 5. Trovate la stanza numero 5, dove col cartello scritto tatto 5, va bene? E lì starete. Per ogni tavolo ci sarà un... Oh, scusate. Dai. Per ogni tavolo ci sarà un facilitatore, quindi c'è una persona che già sa cosa deve fare, ha l'elenco dei partecipanti per quel tavolo, però dobbiamo essere puntuali, alle 3:15 già recarsi sul luogo, in modo tale da iniziare puntualmente il lavoro del pomeriggio. Diciamo che per un po' prima delle 5 dobbiamo tornare qui in chiesa, 9:50 cerchiamo di essere qui in chiesa, va bene? Per concludere insieme la giornata e anche per darci un po' le indicazioni per il futuro. Poi il pranzo, scusate, il pranzo, siete liberi, c'è il pranzo in libero, al pranzo al sacco, chi ha il pranzo al sacco, vi ho detto, può consumarlo lì nella cittadella della musica. Ci sono anche delle proposte, ce n'è una veramente. La piadineria Massi Piada, che sta di fronte al miracolo eucaristico, se andate lì
vi fanno uno sconto, basta mostrare il badge del convegno, va bene? Sta scendendo qui per questa strada, andate giù verso il centro di Lanciano, miracolo eucaristico, di fronte c'è Massi Piada e lì potete usufruire di uno sconto pro convegno, come pure anche nelle vicinanze lì c'è la libreria Regina Pacis che fa ai partecipanti del convegno uno sconto sugli acquisti, va bene? I facilitatori mi dicono la regia devono ancora passare in segreteria e ritirare il materiale per il pomeriggio. Buon pranzo! I convegnisti di Trivento si fermano con il vescovo?